cioè deve essere buono pure a me. Quelli che sono arrivati, quelli che ha portato canale di vivo. Sì, ci stanno votando ancora? No, non so questi. Ah, ok. Quello che chiamo... Sì, sì, che chiamiamo... Cominciamo? Vado. Pronta con l'appello? Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Diamo inizio al Consiglio Municipale numero 32 del 7 giugno 2022. Prima di iniziare chiederei alla dottoressa Anastasi di procedere con l'appello, grazie. Buongiorno a tutti. Alleori. Angelini. Baiocchi. Bartolelli. Bedoni. Bellassai. Borrelli. Burgio. Canale. Cerisola. Corrente. Cucunato. De Iulis. De Vivo, Di Salvo, Ecca, Gagliardi, Grazioli, Marrocchini, Muropes, Pasetti, Sordini, Sotillo, Vaccari, Vecchio. Okay. Seconda chiamata per Bellassai. Consiglieri presenti sono 21. Ho chiamato. Grazie, nomino scrutatori consiglieri Sotillo, Vecchio e Alleori. Allora, passerei al primo punto all'ordine del giorno. Approvazione verbale numero 15 della seduta del Consiglio Municipale dell'8 marzo 2022, come ricorderete era il consiglio tematico sulla cultura. Se ci sono consiglieri o consigliere che hanno obiezioni o proposte di modifica del verbale. Se non ci sono modifiche darei per approvato il verbale. Ok, quindi diamo per approvato il verbale numero 15 della seduta del Consiglio dell'8 marzo. Consigliere Cucunato, prego, sull'ordine dei lavori. Sì, grazie Presidente. Velocissimo, per chiedere l'inversione della mozione al punto 7, in quanto atto dovuto, in quanto il Municipio ha già attivato tutte le procedure, mi sembrava opportuno anche ratificare con il voto di Consiglio. Chiedo un'inversione in quanto praticamente essendo l'ultimo punto si rischierebbe praticamente di non votarlo alla fine del Consiglio, grazie. Naturalmente senza discussione perché se volete faccio solo una presentazione velocissima. Aspetto prima... Allora, consigliere Cucunato ci chiede di l'inversione dell'ordine del giorno col punto 7 nello specifico che è relativo ai referendum che come sapete si svolgeranno questo fine settimana, questa domenica. Se ci sono consiglieri o consigliere che hanno obiezioni? Se non ci sono obiezioni darei per accolta la proposta del consigliere Cucunato, a cui darei la parola per una breve illustrazione. Grazie consigliere. Sì, ho chiesto alla pari di quanto è avvenuto già sul sito di Roma Capitale che venga data pubblicizzazione all'attività referendaria, soprattutto anche con i mezzi disponibili nel nostro municipio attraverso praticamente i canali istituzionali e quelle che sono le forme di comunicazione relative all'attività di promozione dei referendum. Quindi
in parte è già stato attivato con una serie di attività comunicative all'interno del sito del municipio, e l'apertura di un canale preferenziale per il rilascio della tessera elettorale è oltretutto atto già messo a disposizione con una determina. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Dichiaro aperta la discussione generale, se ci sono consiglieri che vogliono intervenire sul punto. Non mi sembra ci siano richieste di intervento, dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, e allora poniamo in votazione il punto originariamente previsto al punto 7 dell'ordine del giorno. Alleori, Angelini, Baiocchi, Bartolelli, Bedoni, Bellassai, Borrelli, Burgio, Canale, Cerisola, Corrente, Cucunato, De Iulis, De Vivo, Di Salvo, Ecca, Gagliardi, Grazioli, Marrocchini, Muro Pes, Pasetti, Sordini, Sotillo, Vaccari, Vecchio. I consiglieri, cioè i consiglieri presenti sono 21, i votanti 21, 21 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. Scrutatori. Grazie. Quindi il punto 7, come previsto all'ordine del giorno, è stato approvato all'unanimità. Passerei al punto 2, come da elencazione della convocazione, espressione di parere, protocollo CN numero 63326 del 31 maggio 2022 sulla proposta di deliberazione e iniziativa consiliare a firma dei consiglieri Pappatà, Michetilli, Converti, Biolghini, Ciculli, Ciani, Bonessio, Trabucco, Corbucci, Fermariello, Celli, Zannola, Farrucci, Palmieri, Alemanni, Melito, Marinona, Angelucci, Trombetti, Battaglia, Tempesta, Baglio, Recante, regolamento garante dei diritti delle persone private o limitate della libertà personale, abrogazione DCC 9003 RC 1472 1 del 2022. Questa proposta di deliberazione ha visto il parere favorevole della Giunta con un emendamento contenente osservazioni che sarà presentato anche nel Consiglio di oggi. Prego consigliere Baiocchi, presidente della Commissione Bilancio, per l'illustrazione della delibera. Grazie presidente. Allora, siamo chiamati a dare un parere su questo nuovo regolamento per quanto riguarda il garante dei diritti delle persone che non godono di libertà. Le differenze sostanziali e pratiche poi sono quelle che nel 2003 il garante era eletto dal sindaco con un'ordinanza e doveva fare una relazione ogni 6 mesi. È stato variato completamente il modo di elezione del garante, perché è eletto dall'assemblea capitolina e con le prime due votazioni ha bisogno dei 2/3 dei consiglieri, altrimenti nella successiva a maggioranza assoluta, e le relazioni si fanno ogni 12 mesi. Sono state inserite fra l'altro poi le clausole di ineleggibilità, che sono quelle dei consiglieri capitolini che ben conosciamo e di tutte le cariche pubbliche, sono passate anche al garante. Quindi è un perfezionamento di quanto già era in essere e che va avanti nel lavoro. Penso che sia, in commissione è stato ampiamente discusso e passato poi all'unanimità. Però preavviso anche un emendamento, come ha già detto il Presidente, perché poi lavorandoci sopra abbiamo visto che c'era una piccola incongruenza con l'adesione di tutti, a partire dalla consigliera Canale, con l'adesione di tutti i gruppi, è stato presentato questo emendamento che poi verrà presentato successivamente da chi l'ha firmato e da chi l'ha proposto per primo, ritengo. Quindi ritengo che non ci siano grosse anomalie nel dare un parere favorevole
a questo nuovo regolamento, e che vincola un po' di più il soggetto del garante a determinate regole non scritte che oggi sono scritte. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliere. Non ho altre richieste di intervento come relatori della Commissione per i gruppi di opposizione. Dichiaro aperta la discussione generale. Consigliere Canale, prego. Posso? Sì, grazie Presidente. Allora, devo dire che quando è arrivata in Commissione un pochino ci ha sorpreso il nuovo regolamento, infatti poi a una lettura più attenta abbiamo ritenuto di presentare un emendamento. Perché dico questo? Perché è vero che è stata cambiata anche la modalità di voto e di elezione della figura del garante. Su questo, se si va a vedere un pochino in questo fine settimana, mi sono presa la briga di andare a leggere un pochino tutti i regolamenti dei garanti di tutta Italia. E devo dire che anche questo trovo che non è molto normale che ogni comune ne abbia uno diverso, non ci sia un'uniformità su una figura importante come questa che è il garante dei detenuti e delle persone appunto che sono sottoposte a limiti di libertà. E diciamo che negli ultimi anni la figura del garante è stata molto importante. L'attuale garante che del comune è la dottoressa Stramaccioni, che ha fatto notevoli passi avanti per quanto riguarda la tutela dei detenuti all'interno del carcere. È stato avviato un progetto che si chiama Mi riscatto per Roma, negli scorsi anni, col quale in pratica i detenuti hanno fatto servizi sociali per la città e hanno trovato quindi delle attività che li hanno resi, diciamo, partecipi della vita cittadina. Poi è stato però nel 2021 sottoscritto un protocollo da vari enti, dal Ministero della Giustizia e da tutti gli enti interessati, e però devo evidenziare che questo protocollo non è stato poi attuato, perché è stato sottoscritto a settembre del 2021 e ad oggi ancora non è operativo. Eppure questo prevede l'integrazione dei detenuti all'interno della socialità. E la cosa, un'altra caratteristica importante è stata la possibilità di rilascio per i detenuti e per i soggetti familiari e minori che si trovano in carcere di una serie di servizi che sono propri dell'amministrazione, come il rilascio per esempio delle carte d'identità, certificati di stato di famiglia e quant'altro, che sono stati rilasciati in grosso numero. Quindi diciamo che la figura del garante è una figura molto importante per quanto riguarda il comune, soprattutto in una città come Roma, dove ovviamente il sistema carcerario è più grosso rispetto ad altre città e quindi necessita di notevoli interventi. E per quanto riguarda l'emendamento, posso brevemente anticiparne, se vuole Presidente, l'illustrazione, anche per accorciare poi i tempi di votazione se non ci sono questioni. E nell'articolo 3, che è del nuovo regolamento che prevede le incompatibilità, al comma 2 era prevista nel testo della delibera capitolina che fossero incompatibili non soltanto i rappresentanti delle associazioni e delle amministrazioni giudiziarie, che mi pare evidente che possa essere così, perché sia le associazioni che lavorano nel campo del sociale o comunque collegate alla giustizia, sia i rappresentanti dell'amministrazione giudiziaria, quindi sia i magistrati che i direttori dei carceri, è chiaro che non possono rivestire le cariche di garante, a meno che non si dimettano dalla detta carica precedente. E diversamente non è comprensibile invece l'esclusione e l'incompatibilità dell'esercizio dell'attività forense, cioè degli avvocati. Anche perché nell'articolo precedente, cioè nell'articolo 2, scusate, però è impossibile fare una relazione con persone che parlano costantemente dietro.
e nell'articolo 2 si dà per presupposto che la figura del garante abbia delle qualità e comprovate qualità non soltanto in materia sociale ma soprattutto giuridica, perché deve avere avuto esperienza all'interno del sistema carcerario. E gli avvocati, tra l'altro, questo lo dico per vostra opportuna conoscenza, hanno una normativa all'interno del codice deontologico già di conflitto di interessi eventuale, quindi nel momento in cui scatta il conflitto di interessi sono costretti a lasciare, diciamo, le pratiche che riguardano il conflitto di interessi medesimo. Quindi è assolutamente ultronea e inconsistente la previsione, perciò l'emendamento, come poi lo leggerò successivamente, prevede l'eliminazione e la soppressione di questa parte, e nel secondo comma, al punto 2, viene detto: l'ufficio del garante è incompatibile con qualsiasi altra attività tale da pregiudicare l'efficace svolgimento e il libero esercizio delle funzioni proprie dell'istituzione, in particolare incompatibile ed ineleggibile alla carica del garante chi ricopre il ruolo di amministrazione o legale rappresentante in associazioni e organismi operanti per la tutela del diritto della persona e interessate di problemi penitenziari. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliera. Consigliera De Vivo, prego, ha chiesto di intervenire. Sì, grazie, ho chiesto di intervenire perché questo argomento sui garanti lo abbiamo discusso in commissione regolamento e bilancio, e abbiamo trovato che questo regolamento veramente importante, ma addirittura a mio parere questo regolamento coinvolge talmente tante altre sfere della politica che a nostro parere andava discussa anche in commissione pari opportunità o commissione politiche sociali, perché questo regolamento, come diceva anche prima il presidente Baiocchi, contiene è diverso, molto diverso dal precedente, e contiene degli aspetti importantissimi per quanto riguarda la gestione dei fragili, la gestione dei bambini all'interno delle carceri. Giusto per inquadrare il tema, nel 2003 la città di Roma, il comune di Roma, sotto la presidenza Veltroni, è stata il primo comune italiano a fare la delibera per istituire la figura del garante. Come diceva anche prima la consigliera Canale, risultato in questi anni... Consiglieri, per piacere, quando interviene qualche altro consigliere, chiedo a tutti un minimo di silenzio e di rispetto. Grazie. Prego, consigliera De Vivo. È risultato in questi anni una figura fondamentale, considerando anche tutte le cose che prima la consigliera Canale ha raccontato. Io aggiungo anche che oltre al programma inserito all'interno che raccontava prima la consigliera, è stato aggiunto anche gli sportelli, cioè in che modo un detenuto può parlare può chiedere aiuto. Grazie a degli sportelli inseriti in tutti i carceri romani, Rebibbia, Regina Celi, Mamertino e così via, sono stati inseriti degli sportelli a cui i detenuti chiedono di accedere e possono parlare con le associazioni composte da avvocati, medici, che in qualche modo curano, sono vicini ai loro problemi. Quindi io trovo questa figura del garante fondamentale, sono contenta che la mia città sia stata la prima a istituirlo, anche prima delle famose Mandela Rules che sono state emesse dall'ONU e anche dalle raccomandazioni del Consiglio d'Europa, che sono arrivate molto tardi rispetto a tutto quello che è successo sia nel Comune di Roma e anche alla figura del garante istituita dalla Regione. Per quanto riguarda è fondamentale che le carceri
diano anche diano la possibilità, specialmente alle persone, alle famiglie, ai bambini, di uscire fuori dal carcere. Io ricordo che la casa di Leda è la prima, e unica casa protetta che è sul nostro territorio, su una casa confiscata alle mafie, e che dal 2017 ad oggi sta ospitando almeno 4-5 famiglie detenuti con bambini. I bambini dietro il carcere sono un'aberrazione. Le prime parole che imparano a dire sbarra, cancello. Cioè, veramente io credo che noi non dovremmo più consentire, spero tanto che venga approvata una legge a Parlamento, che la famosa legge Siani, che dia una centralità ai bambini, al diritto dei bambini di vivere fuori dal carcere e di avere una vita sociale decente, perché i bambini non hanno colpa. Un'ultima cosa per quanto riguarda il regolamento. Il regolamento contiene una novità assoluta, a mio parere molto importante, che riguarda non parla soltanto dei detenuti, ma parla anche di tutti quei istituti che all'interno di un comune detengono, ci sono le persone rinchiuse, come DSO per esempio, persone rinchiuse ovviamente con problemi giudiziari. E anche e si estende anche all'RSA, cioè ai centri anziani. Cioè il detenuto, il gara. No, no, centri anziani, scusatemi, volevo dire l'RSA, non CSA. Grazie Paola di avermi corretto. E in questi luoghi sono ricoverati gli anziani, sappiamo quanto hanno patito anche durante il Covid, che c'è stata effettivamente probabilmente una poca attenzione, non dico a Roma ma nelle altre città italiane sicuramente sì. Questo significa che il garante, su richiesta dei familiari, può accedere e può per verificare le condizioni anche dei nostri anziani. Ecco perché ritengo che questo nuovo regolamento sia molto innovativo e diverso dal precedente. Quindi io ho dato parere favorevole nella commissione e quindi questo è insomma, ha finito il mio intervento. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliera De Vivo. Io richiesto intervento della consigliera Vaccari, invito anche i consiglieri di opposizione, qualora volessero intervenire, alzare la mano, così faccio l'alternanza degli interventi. Prego consigliere Vaccari. Grazie Presidente. Io chiaramente, oltre a quello che hanno aggiunto già la consigliera Canale e la consigliera De Vivo, non aggiungo altro. L'unica cosa che mi premeva dire è che appunto quando si tratta di regolamenti, la commissione regolamenti è sicuramente una commissione importante, ma è importante anche verificare gli argomenti di questi regolamenti cioè i pareri in cui ci vengono richiesti appunto i regolamenti. Questo perché? Perché in effetti poi ci siamo sentite con la consigliera Canale l'altra sera proprio per poter parlare di questo, perché il regolamento può vedere gli articoli, i commi, ma poi quando si tratta di andare sullo specifico degli argomenti il problema nasce, infatti noi siamo dovuti intervenire con queste osservazioni, emendamenti ed osservazioni, proprio perché la caratteristica di questo regolamento andava, come diceva la consigliera De Vivo, andava a prendere diversi argomenti, sia nella commissione servizi sociali, sicuramente nel più grande come argomento, ma anche per quanto riguarda le pari opportunità, tant'è che parlava anche della problematica delle carceri dove sono detenuti anche le persone transgender, che hanno dovuto avere delle aree dedicate, nonché poi anche le mamme con i bambini, come diceva appunto la consigliera
De Vivo si sta predisponendo una legge proprio per evitare che le mamme con bambini siano detenute nei carceri, perché in realtà i bambini sono persone che individui che non hanno nessun tipo di colpa. Quindi questo è, pregherei a questo punto di riferire al Presidente Bedoni che di fare più attenzione quando ci sono questi pareri, perché è fondamentale anche l'argomento di cui trattasi, proprio per evitare che poi ci dobbiamo trovare a fare delle osservazioni post commissione. Infatti la commissione aveva dato chiaramente il suo parere favorevole, ma non aveva visto dei punti abbastanza importanti. Grazie. Grazie a lei consigliera, ovviamente raccolgo l'invito, penso a nome di tutto l'ufficio di presidenza, quindi anche della consigliera Canale e del consigliere Bedoni, per diciamo una gestione più attenta dell'invio in commissione o nelle commissioni coinvolte delle proposte di deliberazione capitoline. Altre richieste di interventi in discussione generale? Consiglieri, consigliere? Non mi sembra ci siano altre richieste di intervento, per cui passerei alle dichiarazioni di voto, visto che l'illustrazione dei due emendamenti, come è stato ricordato precedentemente dalla consigliera Canale, sono state fatte. I consiglieri che non hanno letto gli emendamenti sono qui in presidenza. Prego consigliere Muropes, dichiarazione di voto. Sì, grazie Presidente. Anticipiamo i tempi, stringiamo, quindi facciamo la lista calenda di dichiarazione di voto favorevole sia all'emendamento che sia al conseguente atto emendato. Grazie. Grazie consigliere Muropes, sono due distinti. Altri dichiarazioni di voto? Scusate, non vedo. No, vabbè, dai. Non ci sono altre dichiarazioni. Se avete bisogno di 2 minuti faccio una sospensione. Eh? Che devo fare? Me lo dovete chiedere però. Allora, facciamo una sospensione di 5 minuti, così i consiglieri che non hanno letto i testi degli emendamenti se li trovano qui, quindi dichiaro sospesa la seduta, ricominciamo alle 10.08. Voto. Salutiamo anche l'assessora Tranquilli che ci ha raggiunti. Altri consiglieri di dichiarazione di voto? Prego, consigliera Canale. Sì, Presidente, solo per dichiarare appunto il voto favorevole all'emendamento e alle delibere conseguenti. Grazie. Grazie, consigliera. Altri consiglieri per le dichiarazioni di voto? Consigliere Grazioli, prego. Sì, grazie. No, anche noi come PD diamo parere favorevole. Grazie consigliere, altri consiglieri? Consigliere De Iulis, prego. Ok, grazie Presidente, solo per dichiarare il voto favorevole all'emendamento di Fratelli di Gradia, grazie. Grazie a lei consigliere, altri consiglieri? Non ci sono altre richieste di intervento, dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto, darei la parola all'assessora Ludovica Tranquilli per il parere della Giunta, come letto precedentemente, però ce lo dice in aula, prego. Grazie Presidente, scusate il ritardo innanzitutto, mi dispiace molto. E in realtà, velocissima, il parere della Giunta è favorevole con gli emendamenti, con le osservazioni presentate dalla consigliera Canale, e quindi grazie. Ok, allora passiamo alle fasi di votazione. Come avete sentito prima, sono due distinti emendamenti per una questione tecnica. Il primo emendamento modificativo, nella parte sostanziale, dice: nel dispositivo delibera di modificare, di esprimere parere con, di esprimere parere favorevole con osservazioni. Ok, consigliere Baiocchi, prego. Sotillo, Vecchio, Alleori.
L'emendamento vi è chiaro, no? Ok, quindi passerei alle votazioni dell'emendamento. Alleori, Angelini, Baiocchi, Bartolelli, Bedoni, Bellassai, Borrelli, Burgio, Canale, Cerisola, Corrente, Cucunato, De Iulis, De Vivo, Di Salvo, Ecca, Gagliardi, Grazioli, Marrocchini, Muropes, Pasetti, Sordini, Sotillo, Vaccari, Vecchio. Consiglieri presenti sono 23, 23 votanti, 23 favorevoli, nessun contrario e nessuno astenuto. Passerei in votazione il secondo emendamento modificativo. Prevede l'allegato con osservazioni municipio nono, sostituire il comma 2 con il seguente comma: l'ufficio di garante è incompatibile con qualsiasi altra attività tale da pregiudicare l'efficace svolgimento e il libero esercizio delle funzioni proprie dell'istituzione. In particolare è incompatibile ed ineleggibile alla carica di garante chi ricopre un ruolo di amministratore o legale rappresentante in associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti alla persona ed interessate ai problemi penitenziari. Interventi non mi sembra ci siano, passerei alle votazioni, prego. Alleori, Angelini, Baiocchi, Bartolelli, Bedoni, Bellassai, Borrelli, Burgio, Canale, Cerisola, Corrente, Cucunato, De Iulis, De Vivo, Di Salvo, Ecca, Gagliardi, Grazioli, Marrocchini, Muropes, Pasetti, Sordini, Sotillo, Vaccari, Vecchio. Consiglieri presenti 23, votanti 23, favorevoli 23, nessun contrario e nessun astenuto. Scrutatori. L'emendamento è anche approvato all'unanimità. Adesso passiamo in votazione, un'unica votazione in questo caso avendo già recepito i due emendamenti all'unanimità, la proposta di deliberazione comprensiva dell'emendamento che recepisce le osservazioni in allegato. Ok? Che ha avuto il parere favorevole della Giunta, della competente commissione consiliare. Se non ci sono interventi, procediamo con l'appello per le votazioni. Sì. Allora, Alleori, Angelini, Baiocchi, Bartolelli, Bedoni, Bellassai, Borrelli, Burgio, Canale, Cerisola, Corrente, Cucunato, De Iulis, De Vivo, Di Salvo, Ecca, Gagliardi, Grazioli, Marrocchini, Muropes, Pasetti, Sordini, Sotillo, Vaccari, Vecchio. Ok, 1, 2, 3, 4, astenuti. Quindi anticipo 19 favorevoli. Allora, i consiglieri presenti sono 23, di cui 23 votanti, di cui 19 favorevoli, nessun contrario e 4 astenuti. Scrutatori. La proposta di deliberazione al punto 2 da vecchio ordine del giorno è approvata a maggioranza. 4 voti di astensione.
Passerei al punto 3, sempre da convocazione, quindi non tiene in conto dell'inversione dei lavori, proposta di risoluzione protocollo CN 55307 del 16 maggio 2022 recante spostamento capolinea linea ATAC 218 presso il quartiere Falcognana. Da illustrazione per il presidente della commissione consigliare competente, consigliere Corrente, prego consigliere. Sì, grazie presidente. Allora, l'annosa vicenda del capolinea del 218, che insomma sono parecchie consigliature che si prova a risolvere, perché diciamo darebbe un vantaggio a una parte del territorio che attualmente risente di questa criticità, e contestualmente metterebbe in sicurezza anche il parcheggio della scuola Formato. Viene riproposta, nonostante appunto siano già stati presentati atti nelle consigliature precedenti e precedenti e precedenti e precedenti ancora, perché sono sopraggiunti degli interventi strutturali che probabilmente potrebbero agevolare la risoluzione di questo problema, e sarebbe la famosa rotatoria di via Falcognana, strada provinciale Divino Amore, il rifacimento del ponte di Falcognana, quindi questi interventi strutturali che hanno fornito anche un marciapiede che permetterebbe ai lavoratori di ATAC di raggiungere i punti diciamo di bar, servizi e quant'altro. Insomma, ci sono molteplici soluzioni che negli ultimi due anni potrebbero aprire questa possibilità di risolvere questo prolungamento. Anche da un'analisi che abbiamo fatto in commissione, probabilmente ci sarebbe anche l'equilibrio chilometrico alla luce del fatto di alcune riduzioni di linea, quindi diciamo che è un intervento che si potrebbe anche autosostenere da un punto di vista economico. Vanno fatte delle verifiche tecniche, e quindi questa risoluzione chiede proprio che venga affrontato da un punto di vista anche progettuale la possibilità di individuare una o più aree dove poter posizionare questo capolinea, che ripeto, dall'attuale capolinea che è in piazzale Formato della scuola d'istituto comprensivo Romualdo Formato arriverebbe fino all'abitato di Falcognana, dove troverebbe anche una coincidenza con lo 048, la sezione di Pomezia, insomma diventa una soluzione in qualche modo integrata anche di fruibilità del servizio pubblico funzionale probabilmente all'intero quadrante, in attesa che arrivi la stazione del Divino Amore per mettere la ciliegina sulla torta. Quindi questo è diciamo il cuore della risoluzione che è stata proposta dal consigliere De Iulis, insomma, che da sempre ricordo molto attento sulla tematica. Grazie. Grazie a lei consigliere. Consigliere Iulis come relatore, come vuoi. Ricordo, scusa un attimo, che c'è stato anche il parere favorevole espresso dalla Giunta in data 19 maggio. Prego consigliere De Iulis. Sì, grazie Presidente. Ma lo ricordava il Presidente Corrente, questa è una questione annosa che diverse consigliature abbiamo cercato di affrontare, questo spostamento che è cosa veramente piccola se andiamo a vedere l'allungamento della linea, perché parliamo circa di 1,5 km, quindi stiamo parlando di una cosa veramente ridicola, ma che diverse problematiche, forse anche un po' diciamo una mancanza di volontà politica forte, non è riuscita poi a far superare alcuni ostacoli che via via si sono riscontrati. Lo ha ricordato il Presidente Corrente, negli ultimi anni però sono cambiate delle cose, è arrivata una rotatoria che non permetteva di ritornare indietro, sono stati fatti degli studi che andrebbero aggiornati, si potrebbe liberare il capolinea attuale davanti alla scuola Formato, che per chiunque diciamo lo conosce sa benissimo che lì veramente quella scuola, questo capolinea è un problema, perché naturalmente l'autobus più i metri avanti dello stallo, i metri indietro, tutti i numerosissimi autobus del trasporto scolastico, quindi sull'entrata e sull'uscita da scuola è veramente un problema. Tra l'altro in passato c'erano dei fissi dei nonni vigili, adesso mi è venuto in mente, la metto anche così
all'Aula, credo che dovremmo anche ricominciare a vedere e pensare la possibilità di utilizzare, visto che si è usciti insomma da questa fase un po' delicata, di riutilizzare i nonni vigili in alcune scuole, perché è impegnativo, molto impegnativo dal punto di vista economico e anche dal punto di vista degli uomini, la polizia municipale in alcune situazioni, mentre l'aiuto dei nonni vigili potrebbe poi consentire di scaricare un pochino il nostro corpo della polizia locale. Questo però è un altro discorso. Quindi la cosa importante che va ribadita, lo dico al Presidente della Commissione, ma che arrivi anche all'Assessore, quindi alla Giunta, questo spostamento, ci sono un paio di località, di luoghi dove potrebbe essere spostato. Uno è l'attuale fermata di fronte al benzinaio, per capirsi, dove c'è in questo momento la doppia pensilina, quindi una è quella, e l'altra sarebbe lo spazio che ha lasciato libero il sedime della vecchia Ardeatina dopo che è stato realizzato il nuovo ponte di Falcognana. La polizia provinciale, anche con una nota, scusate, polizia provinciale, la città metropolitana, anche con una nota, ha detto di essere disponibile, laddove naturalmente tecnicamente fattibile, a donarci, tra virgolette, questo pezzetto di strada. Quindi l'intervento dal punto di vista economico sarebbe veramente ridicolo, basterebbe forse un lampione e 10 metri di marciapiede, avremmo risolto il problema in entrambi i casi. Però è importante avviare immediatamente uno studio e un progetto affinché noi possiamo poi presentarci in città metropolitana e con loro, perché sia nel caso che nell'altro andrebbe a sta proprio su via Ardeatina, quindi in entrambi i casi bisogna parlare con loro e vedere se la normativa che abbiamo noi a livello comunale possa essere la stessa, ma le strade provinciali sappiamo che hanno delle piccole differenze, quindi dobbiamo collaborare affinché si riesca a spostare questo benedetto capolinea. Considerate che per chi viene da ancora più fuori di Falcognana, Spregamore, oggi anche Falcognana, Santa Fumia, cioè chi deve andare verso la città che non sia la metropolitana B, la linea B, e quindi la stazione della Laurentina, premesso che deve prendere ormai, perché con il filobus sono state soppresse delle linee, che c'è un continuo cambio di autobus, ma chi deve andare verso quell'altro quadrante della città deve prendere 3 autobus praticamente, perché è l'unico, il 218, che collega verso San Giovanni, che quindi fa un'altra strada. Quindi sarebbe fondamentale non solo per la sicurezza, ma per coprire un altro quadrante che possa raggiungere un altro quadrante, scusate il gioco di parole, della città, perché ricordiamoci, in questo modo si collegherebbe anche con lo 048 che arriva poi a Santa Palomba. Quindi risolveremo più problemi e con un impegno, se si riesce a fare questo benedetto progetto, con un impegno veramente ridicolo dal punto di vista economico. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Dichiaro aperta la discussione generale. Consigliere Corrente, prego. No, chiedo cortesemente la sospensione per 5 minuti. Accordata. Allora dichiaro sospensione e ci riaggiorniamo alle 10:40. In generale, invito gli altri a fare silenzio. Chi vuole intervenire per alzata di mano, sempre in discussione generale, al punto 3, la risoluzione sullo spostamento del capolinea della linea ATAC 218 presso il quartiere di Falcognana, come illustrata precedentemente. Se non ci sono interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Consigliere Caranale, prego.
Grazie Presidente, sì, come già fatto in Commissione Mobilità, la lista civica raggi dà parere favorevole, che bisogna portare i capolini in periferia sempre più lontano, a coprire il territorio. Grazie. Grazie a lei consigliera, altre dichiarazioni di voto? Consigliera Marrocchini? Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole, speriamo che finalmente dopo tanti anni si riesca a risolvere questo annoso problema, anche perché i cittadini di Falcognana hanno per un periodo avuto anche dei problemi a causa del rifacimento del ponte e della rotatoria, quindi questo loro periodo di difficoltà dovrà essere sicuramente ripagato dal municipio, intanto come prima cosa con lo spostamento di questo capolinea e poi speriamo al più presto con la stazione del Divino Amore, anche per quanto è stato detto un problema di sicurezza nella capolinea dove adesso sicuramente lo spostamento sarà la scelta migliore. Grazie a lei consigliera, faccio alternanza, quindi consigliere Muropessa e poi consigliera Vaccaria. Prego consigliere Muropessa. Sì. Grazie Presidente. Allora, chiaramente la lista Calenda voto favorevole, auspicando, anzi cercando di avere conferme che questa risoluzione, questa mozione venga effettivamente poi messa a terra con l'effettivo prolungamento di questo capolinea, visto che è una questione annosa e che sia anche un preludio per la riattivazione della stazione del Divino Amore finalmente. Grazie. Grazie a lei consigliere, consigliera Vaccari, poi consigliere Cerisola, prego. Grazie Presidente, anche per la lista PD il voto sarà favorevole proprio per tutte le cose che abbiamo detto, che auspichiamo l'effettivo spostamento del capolinea. Grazie. Grazie a lei consigliera, consigliere Cerisola. Sì, grazie Presidente. Come Movimento 5 Stelle esprimo soddisfazione per questa risoluzione condivisa che va nella direzione auspicata sia dai cittadini sia dalla transizione ecologica, dalla necessità di dare ai cittadini un'alternativa di trasporto pubblico ancora più funzionale, ancora più efficace, per le necessità del territorio e le necessità di contenimento della nostra impronta ecologica. E quindi mi auguro che venga data presto attuazione a questo atto e poi invito la Commissione a continuare su questa strada in maniera sempre più efficace, perché i cittadini meritano degli atti da 30 e lode e non solo 2,18. Grazie a lei consigliere. Consigliere Cucunato, prego. Potrei anche non intervenire più dopo questa dichiarazione, mi astengo da ogni commento perché, affermando solo il voto favorevole, è naturalmente uno sprone alla Commissione che non sia solo una speranza, come dice qualcuno, ma sia una risoluzione, perché da risoluzione significa risolvere significa attuare significa fare significa realizzare, e qui i tempi di questi aggettivi praticamente, come dice il consigliere Ceresola, non sono da 18 ma sono da 30 lode, per cui facciamoli renderli operativi e non più sulla carta, perché altrimenti diventa macero. Infine, ultima considerazione sulla Commissione, che possa continuare, così come abbiamo già attivato nelle settimane precedenti, nei mesi precedenti, altre iniziative sempre riguardanti praticamente la mobilità, la viabilità, i parcheggi, le fermate, la sicurezza stradale, siano una serie di elementi applicativi concreti, perché questo territorio, anche in virtù delle competenze che abbiamo come municipio, e concludo, siano effettivamente attuati e non rimangono sulla carta. Grazie. Voto favorevole.
Grazie a lei consigliere Cugunato, altre dichiarazioni di voto dei gruppi che non si sono espressi in particolare? Non ci sono altre dichiarazioni di voto, per cui passerei alla votazione. Allora, Alleori, Angelini, Baiocchi, Bartolelli, Bedoni, Bellassai, Borrelli, Burgio, Canale, Cerisola, Corrente, Cucunato, De Iulis, De Vivo, Di Salvo, Ecca, secondo me, Ecca, scusa, Gagliardi, Grazioli, Marrocchini, Muropes, Pasetti, Sordini, Sotillo, Vaccari, Vecchio. Seconda chiamata, Bedoni, Cucunato, Di Salvo, Grazioli. Una, due, tre. Allora, i consiglieri presenti sono 22. 22 votanti, di cui 22 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. Scrutatori. La proposta di risoluzione al punto 3 è approvata all'unanimità. Grazie. Allora, passerei al punto 4, proposta di risoluzione protocollo CN 57665 del 19 maggio 2022 recante studio su integrazione famiglie rom nel quartiere Spinaceto, Roma. Questa risoluzione ha avuto il parere favorevole della Commissione 1 Politiche Sociali e il parere favorevole espresso dalla Giunta. Prego consigliera De Vivo per l'illustrazione. Pronto, mi sentite? Allora, questa è una risoluzione, come voi sapete la Commissione Politiche e Sociali si sta interessando a tutte le vicende del campo Rom di Castelromano. Abbiamo fatto già due riunioni di approfondimento, il 14 e il 21 aprile, in cui abbiamo invitato le associazioni, la polizia, le associazioni che attualmente curano il bando, gli uffici del municipio che curano il bando. In un'altra riunione invece abbiamo invitato l'associazione 21 aprile, 21 luglio, scusate, vi dico sempre aprile, 21 luglio, che è una delle associazioni riconosciute a livello europeo per la salvaguardia dei diritti dei sinti, rom e camminanti. Abbiamo invitato anche il Dipartimento Politiche Sociali, perché il campo Rom è un campo che non dipende dal municipio, ma dipende direttamente dagli uffici dipartimentali del Comune di Roma. Il nostro impegno non continuerà sul campo di Santa Palomba, di Castelromano, continuerà perché i problemi che sono emersi durante la discussione sono problemi enormi e come sappiamo il campo dovrebbe essere risistemato e chiuso per un'ordinanza anche della prefettura entro quest'anno. Le attività quindi sono ferventi, diciamo, su questo punto. Si stanno per aprire dei tavoli di coprogrammazione, perché con le associazioni hanno fatto un bando per aprire questi tavoli e in questo proprio per capire, per affrontare ancora maggiormente la chiusura di questa baraccopoli, perché chiamarla campo è troppo, è eccessivo. Nel ragionare sull'integrazione
sul concetto di integrazione di questi campi rom, e nel ragionare anche sul fatto che queste famiglie sono oggi 400 persone, dovranno spostarsi in abitazioni probabilmente dell'ATER, e attualmente non riescono a spostarsi per vari motivi. Fra i motivi c'è anche il fatto che non riescono a ottenere la residenza anagrafica, la residenza anagrafica per queste famiglie è particolarmente contorta, perché non sono famiglie italiane e sono famiglie che in qualche modo devono essere collegate al consolato, sono della Bosnia. Esse sono venute qua anche in seguito alla guerra terribile che c'è stata in Bosnia, e quindi la Commissione è molto preoccupata non solo per i tempi ristretti, ma specialmente per il fatto di come si integrano, cioè accompagnare queste famiglie alle un'integrazione. E ragionando all'interno della Commissione abbiamo ricordato che sempre Roma, che è una grande città di, proprio perché è la capitale, è una grande città di esperimenti, negli anni '80 il sindaco, non ricordo più chi fosse, praticamente spostò alcuni rom da un campo e li mise tutti quanti in via Lorizzo. Sono passati 40 anni da quell'esperienza di via Lorizzo, e dobbiamo dire che sia la comunità ospitante, cioè gli italiani, sia la comunità ospitata, sia poi anche altri problemi che sono intervenuti nel seguito, perché diciamo quel quartiere, quella strada ha dei problemi, e diciamo che noi ci vogliamo sappiamo che l'integrazione non è avvenuta in modo completo. Quindi noi con questa risoluzione chiediamo l'aiuto delle università per cercare di fare uno studio proprio sull'integrazione di via Lorizzo, cioè capire una comunità che è stata in qualche modo integrata, quali sono stati i problemi, quali sono stati i risultati a distanza di 40 anni, se ci sono quanti ragazzi sono riusciti a concludere il ciclo scolastico, e quanti ragazzi invece sono andati avanti all'università, come un pochino tutti i ragazzi del quartiere. Insomma, vorremmo proprio questo parallelo, perché crediamo che questo studio, se arriva in tempo, possa essere utile ai nostri tavoli per dare a noi come Commissione anche un'idea di come intervenire, quali idee, quali requisiti e quali problemi sono stati riscontrati e quali problemi possiamo evitare di che avvengano nel futuro. Questo, diciamo, era il senso della è nata proprio dentro la Commissione, non è una risoluzione, nata proprio dai nostri ragionamenti, e quindi speriamo che arrivi anche in tempo. E quindi niente, quindi chiediamo alla nostra Presidente, alla Giunta, di chiedere anche alle autorità comunali se è possibile avere degli studi, fare degli studi su questa integrazione di via Lorizzo, e che arrivi anche in tempo, entro fine dell'anno. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliera De Vivo. Non ho relatori iscritti a parlare dell'opposizione. Se non ci sono, diamo avvio alla discussione generale. Invito i consiglieri e consigliere per alzare mano. Prego, consigliere Belassai. Grazie Presidente. Allora, sì, come ha detto la Presidente De Vivo, questa proposta nasce dalla discussione che abbiamo avuto in Commissione partendo dal problema del campo Rom. Intanto la discussione è stata molto approfondita, ci siamo avvalsi degli interventi di esperti, tecnici,
che ci hanno evidenziato i vari aspetti della problematica dell'uscita, diciamo, dal campo Rom, che, come diceva la consigliera, la presidente, non è, si è rivelata sicuramente non essere una soluzione non solo perseguibile, ma che si possa continuare ad accettare, che una società civile possa continuare ad accettare. Quindi l'obiettivo era quello di trovare una soluzione alternativa e continua ad esserlo. Nella discussione, ascoltando appunto esperti e pareri di persone che hanno a che fare con queste comunità tutti i giorni, ci siamo resi conto che la questione ovviamente non è semplice, non è semplice non solo per una questione logistica, cioè non solo perché uscendo dal campo bisogna trovare a queste persone una nuova collocazione, ma perché la nuova collocazione, qualunque essa sia, non garantisce l'integrazione, che è l'obiettivo che si auspica di raggiungere, che si vorrebbe raggiungere attraverso la chiusura dei campi e la ricollocazione di queste comunità all'interno della società civile italiana, insomma, nazionale. Credo che la Presidente, quando ha detto qualcuno ha proposto, si riferisse anche a me, non so se solo a me, non rivendico questa supremazia che non mi interessa, invece ringraziarla per aver accolto il senso di questo discorso, che è un discorso scivoloso, nel senso che è un discorso per il quale facilmente si può essere tacciati di razzismo, la cosa è anche parzialmente avvenuta e ovviamente è stata respinta al mittente, nel senso che qui non si tratta assolutamente di questo, si tratta di parlare di un'integrazione effettiva, e l'integrazione effettiva riguarda chi viene accolto ma anche chi accoglie. Cioè Via Lorizzo, che veniva citata, a Spinaceto, è un esempio purtroppo di un esperimento che, poi vedremo cosa dirà lo studio, ma apparentemente, diciamo che nella nostra esperienza di frequentatori del quartiere, non sembra troppo riuscito. Perché, come noi auspichiamo, lo studio evidenzierà, sperando anche che fornisca delle soluzioni, continua a esserci un alto livello di abbandono scolastico, continua a esserci manifestazioni che noi non possiamo accettare, a prescindere dal fatto che ognuno ha la sua cultura, ci sono manifestazioni e comportamenti che non sono accettabili per la nostra società e per i nostri valori. E pertanto l'integrazione non è solamente trasferire della gente da un posto all'altro. Nella risoluzione noi auspichiamo che lo studio possa arrivare in tempi utili a renderlo disponibile per il processo di coprogrammazione al quale accennava la consigliera De Vivo. Io direi che deve arrivare, perché se così non fosse certe decisioni verranno prese, diciamo, non avvalendosi di uno strumento che, a mio modo di vedere, proprio perché rappresenta un esempio tangibile e di lungo periodo, potrebbe fornire utilissimi indicatori sulle problematiche che continuano a verificarsi. Quindi naturalmente noi, la nostra lista voterà a favore di questa proposta, avendola sostenuta in commissione, e spero che lo faccia anche il Consiglio. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Ricordo che è aperta la discussione generale, per chi volesse intervenire per alzata di mano, prego. Consigliera Canale. Sì, Presidente, io francamente non mi trovo d'accordo invece con questa risoluzione, l'ho anticipato al consigliere Bellassai prima, non mi ci trovo d'accordo perché i problemi di Via Lorizzo sono molto noti e francamente i piani di integrazione, i programmi di integrazione sono insiti sia nei campi Rom che nello spostamento. Non vedo che ci debba essere uno studio quando anche nella scorsa consigliatura sono state fatte delle iniziative proprio a Via Lorizzo, chiudendo delle strade e facendo delle iniziative denominate spaccio arte, proprio perché in quei luoghi ci sono situazioni note di criminalità. Quindi e il problema sarebbe non tanto quello di studiare una cosa che è nota, ma forse risolvere la problematica. Pertanto
Siccome lì tra l'altro proprio a due passi c'è anche il commissariato di Spinaceto, non è che è molto lontano dalla zona, è un paradosso che ci siano da una parte all'altra della stessa strada, perché questa è una cosa che mi ha colpito quando sono andata le prime volte lì, ci sia da una parte un parco giochi con i bambini e dall'altra parte della strada ci sia queste case ATER dove poi ci sono zone insomma di criminalità organizzata ben note alla polizia e non solo. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliera. Altri interventi? Consigliere Cerisola, prego. Sì, grazie Presidente. La Commissione ha svolto una istruttoria molto accurata, molto approfondita anche su questo atto. E, è una Commissione in cui lavoro molto bene, sono estremamente contento della condivisione degli atti che vengono portati avanti. Ora è normale che ci possa essere talvolta una diversità di vedute, ma è sicuramente proficuo il lavoro anche appunto nel vedere gli argomenti sotto i vari aspetti. Una delle informazioni importanti che abbiamo acquisito durante l'istruttoria è stata data da uno degli invitati, un esperto che ci ha indicato come l'interazione, cioè anche la disponibilità delle persone a dare in locazione i loro appartamenti a queste altre persone, trova un qualche remora non tanto nei preconcetti, nell'inaccettabile razzismo o in altri problemi, ma il vero problema che è stato evidenziato da questo esperto nella istruttoria di commissione è che il comune paga con molto ritardo ed è questo il problema che spinge tante persone a non dare in locazione gli appartamenti. E quindi indubbiamente bisogna intervenire su questo, bisogna intervenire sulle cause per cercare di raggiungere l'obiettivo, per cercare di snellire, di velocizzare le procedure in modo da riuscire nella pratica a raggiungere lo scopo concretamente appunto attraverso l'azione degli uffici affinché sia il più aderente possibile rispetto all'indirizzo politico che giustamente viene dato. Ora, il problema di quella zona è appunto una situazione che, se vogliamo giudicarne l'interazione, andava studiata all'inizio, quando si è appunto voluto giustamente puntare sull'integrazione, puntare sulla possibilità data a queste persone di avere una vita degna di questo nome e integrata con l'altra popolazione. Quindi era quello lì il momento in cui andava approfondito, andava analizzato il tema appunto dell'integrazione. Perché nel frattempo, purtroppo, sono accadute tante cose e gli assegnatari non sono più di fatto gli abitanti della zona. Si sono create delle situazioni anche illecite per cui la situazione è completamente cambiata rispetto a quello che era il disegno originale. Quindi probabilmente pensare di studiare l'integrazione adesso non aiuta a cogliere la vera situazione che si vive in quella zona. E quindi
questo richiede una riflessione per capire se lo strumento scelto sia opportuno appunto come temporalmente, cioè rispetto a oggi, rispetto al momento in cui si vuole attuare. E quindi ho ascoltato con interesse sia, ripeto, i lavori molto approfonditi, molto seri svolti in commissione, sia sto ascoltando quello che dicono, quello che affermano i miei colleghi, e quindi continuerò a sentire le opinioni che verranno esposte per arrivare a una conclusione che, ripeto, mi trova perplesso sui tempi, perché la situazione è decisamente cambiata rispetto al momento in cui sarebbe stato opportuno invece farla. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliere. Faccio alternanza. Consigliera Vaccari, prego. Grazie Presidente. In effetti sono state un paio di commissioni, forse anche tre, in cui abbiamo parlato di questa tematica in Commissione Politiche e Sociali, ovviamente molto interessante, una sicuramente centrata proprio sul campo di Castel Romano, ma poi è stata allargata anche alla situazione di Via Lorizzo. Via Lorizzo, come molti di noi nei commenti precedenti, hanno sicuramente detto che ne siamo al corrente, soprattutto chi abita in quelle zone. È ovvio che lo studio ci porterà una situazione aggiornata ad oggi e che invece in tanti anni nulla è stato poi effettivamente fatto per l'integrazione di queste famiglie all'interno di Via Lorizzo. Però io penso che non tutto debba essere abbandonato proprio perché non ha dato risultati. Quindi questo studio ci potrebbe anche aiutare a capire quali saranno le possibilità di poter intervenire nuovamente sull'integrazione, anche se poi l'integrazione, come in molte situazioni, deve avere un'interfaccia bilaterale, cioè nel senso l'istituzione può fare un discorso di integrazione, ma poi anche le famiglie dall'altra parte devono recepire questa interazione, ma è proprio questo il compito da fare, cioè aiutare a recepire questa voglia di integrarsi nella società, che è quella che ci accomuna soprattutto dobbiamo verificare quanto abbandono scolastico c'è, perché è questa la cosa fondamentale, soprattutto per le nuove generazioni, cioè l'abbandono scolastico, l'integrazione anche a livello, come diceva nella relazione della risoluzione, capire quanti si sono magari delle nuove generazioni, no? Magari laureati che lavorano, che cercano comunque di uscire fuori da un discorso di non mi viene il termine, però che penso che per quanto riguarda anche le giovani generazioni l'integrazione è importante. È chiaro che poi l'esempio familiare è altrettanto importante. Quindi capisco le perplessità del consigliere Cerisola, come anche le perplessità della consigliera Canale. In effetti è vero, di fronte a quella via c'è il commissariato di polizia, che sicuramente come noi saprà perfettamente quali sono lo spaccio che c'è in quel, perché non ci dobbiamo nascondere dietro un dito, c'è spaccio di droga. E loro nella vecchia consigliatura so che hanno fatto questa iniziativa di cui parlava la consigliera Canale, ma non mi sembra che sia andata benissimo, forse c'è stata anche un po'
poca informazione verso la cittadinanza, non lo so perché non ne fu informata, però ciò non toglie che non bisogna mai cedere, ma sempre cercare in qualche maniera di cambiare le situazioni. Quindi che ben venga questo studio, che ben venga l'integrazione futura, e noi comunque ci dobbiamo sempre provare. Grazie. Grazie a lei, consigliera. Consigliera Di Vivo, prego. Alzata la mano, giusto? Sì, anch'io voglio rispondere alle perplessità di Marco e Cerisola e di Carla Canale. Io dico che il fatto che lì ci sia una zona in cui ci sia anche la malavita, e questo è proprio l'integrazione, è proprio la non integrazione, cioè il fatto che noi dobbiamo avere il coraggio di aprire gli occhi e guardare sugli errori fatti, non darli per scontato, come non abbiamo dato per scontato che le persone non volessero affittare le case ai Rom pensando che fosse soltanto frutto di discriminazione. Abbiamo scoperto che invece era anche una carenza dell'amministrazione, pagare il ritardo, e quindi lo diremo ai tavoli. E quindi effettivamente astenersi per non lo capisco molto, perché stiamo chiedendo uno studio, stiamo chiedendo a persone esperte che non hanno i nostri occhi, ma hanno altri occhi, hanno l'occhio della persona in qualche modo indipendente che vuole studiare qualcosa è successo. Se poi diamo per scontato che sappiamo sempre tutto, certo, lì un errore è stato fatto enorme, ed è un errore che in una delle raccomandazioni della Comunità Europea, avvenuta molti anni dopo la integrazione, e parla di segregazione spaziale. Cioè noi non c'è soltanto una segregazione. Segregazione spaziale vuol dire confinare tutte le persone di uno stesso gruppo in una palazzina. Quello è stato un errore fatto, lo sappiamo già, uscirà fuori da questo studio, ed è quello che anche la vecchia amministrazione, la nuova amministrazione, voglio sperare che eviti, perché se queste persone, se noi ci accorgiamo che nella sistemazione di queste persone dell'ATER vengono messe tutte in una certa scala, noi diciamo, non solo lo pensiamo, ma ci abbiamo pure lo studio, cioè queste cose non si fanno, ma ci abbiamo anche la risoluzione, questi studi fatti da questi consigli della comunità, del Consiglio Europeo, che spero che vengano tenute in considerazione. Servono a queste le risoluzioni, gli studi servono alle persone a capire, senza ragionare soltanto con la testa propria, perché con la nostra testa, senza l'aiuto della scienza, possiamo soltanto dare dei giudizi parziali o giudizi parziali, dovuti alle nostre letture sui giornali e ai nostri approfondimenti. Quindi chiedo fermamente di votare positivamente a questa risoluzione. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliera. Altre richieste e interventi? Non mi sembra ci siano. Passerei alle dichiarazioni di voto. Consigliere De Iulis. Sì, in dichiarazione di voto. Siamo in dichiarazione di voto, giusto? Ok. Grazie Presidente. Allora, noi anche abbiamo dato voto di astensione in commissione, e confermo subito il voto di astensione, perché non ci troviamo quantomeno d'accordo sul risolve, ma anche nel premesso, no? Si parla che molti Rom che vivono nell'Unione Europea sono tuttora soggetti a un'estrema povertà, all'esclusione sociale, a discriminazioni, cioè esclusione sociale, si dovrebbe aprire un mondo sul modo di vivere, o se c'è discriminazione o se c'è
volontà di continuare a vivere in una certa maniera. Non sto discutendo su questo, però bisogna che ognuno se ne assuma le sue responsabilità, le proprie responsabilità. Però lasciamo perdere tutto il discorso sui Rom, perché sennò potremmo discutere per settimane, no? Poi ognuno ha le sue posizioni. Ma se ci limitiamo alla risoluzione che è stata presentata oggi, ci sono dei passaggi che a me e a noi non piacciono molto. Innanzitutto si chiede di fare uno studio e fino a qui tutto bene, no? Però la domanda è: avete verificato prima di scrivere di fare uno studio se negli anni studi analoghi sono stati fatti? Perché io non credo che il fenomeno tra virgolette Rom non sia stato studiato in questi decenni, ma credo che ce ne siano invece di studi ce ne siano molteplici, che quindi potevano già dare un'idea. Ma la cosa che in particolare non ci piace è un passaggio che ve lo leggo: lo studio il cui esito si auspica possa essere fornito in tempi compatibili con la realizzazione dei nuovi progetti di coprogrammazione finalizzati alla chiusura del campo di Castel Romano dovrà contribuire tra l'altro ad analizzare. Quindi si auspica che questo studio possa arrivare in tempi compatibili per la chiusura del campo. Allora, noi presentammo una mozione un po' di tempo fa che in aula, ma che poi non venne votata, così come presentammo una mozione nella precedente consigliatura, dove noi chiedevamo sostanzialmente di procedere con quello che era l'ordinanza dell'8 luglio 2020 a firma del Presidente della Regione Lazio Zingaretti, attuazione delle azioni organizzative e funzionali per la chiusura definitiva del villaggio della solidarietà Castel Romano e per la bonifica e il ripristino dello stato di luoghi all'interno del perimetro della riserva naturale decima Malafede. Questo passaggio invece sembra quasi che voglia dire, e se è così, guardate signori, che non lo si può neanche dire, cioè non è una risoluzione del municipio che dice fermi tutti, facciamo prima uno studio, lo studio arriverà tre anni e poi magari possiamo vedere in base a questo studio come procedere per la chiusura del campo di Castel Romano, perché abbiamo avuto delle indicazioni. Allora, se non è così andava comunque esplicitata meglio questa cosa, ma comunque sia l'ordinanza di Zingaretti va portata avanti. Non è che noi oggi a livello municipale possiamo chiedere di stoppare tutto perché adesso chiediamo all'università di fare uno studio e poi vediamo eventualmente come chiudere il campo di Castel Romano. Questa è per noi una cosa che non combacia con quanto è dichiarato neanche da un esponente, no? Dal Presidente della Regione Lazio, e tra l'altro è del vostro stesso colore. Quindi confermo il voto di astensione sulla risoluzione. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Altri interventi in dichiarazione di voto? Consigliera Vaccari, prego. Grazie Presidente. La dichiarazione di voto per il Partito Democratico sarà sicuramente favorevole per lo studio. Grazie. Grazie a lei, consigliera. Altre dichiarazioni di voto? Mi fanno notare che alcuni gruppi consigliari l'hanno già fatto precedentemente. Consigliera Marocchini, prego. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole in quanto qui in questa risoluzione si chiede di fare uno studio proprio per poter cercare di gestire al meglio la chiusura del campo Rom, che sicuramente verrà chiuso perché dovrà essere chiuso nei tempi stabiliti dalla Regione Lazio. In questa risoluzione non si chiede di prolungare i tempi, ma semplicemente di noi come municipio avere un ruolo fattivo nella situazione e quindi di poi andare a sistemare nel miglior modo possibile le persone che ad oggi risiedono in questo campo. Quindi il nostro voto sarà favorevole, speriamo che appunto arrivi in tempi congrui e in modo da poter poi andare a risolvere nel migliore dei modi la situazione. Grazie consigliera. Altri interventi in dichiarazione di voto? Non mi sembra ci siano, passerei dunque alle votazioni.
Alleori, Angelini, Baiocchi, Bartolelli, Bedoni, Bellassai, Borrelli, Burgio, Canale, Cerisola, Corrente, Cucunato, De Iulis, De Vivo, Di Salvo, Ecca, Gagliardi, Grazioli, Marrocchini, Muropes, Pasetti, Sordini, Sotillo, Vaccari, Vecchio, allora, i consiglieri presenti sono 22 votanti, di cui 15 favorevoli, 3 contrari e 4 astenuti. Scrutatori? Certo. Scrutatori? Grazie. La risoluzione al punto 4 è approvata. Luca, cambiamo? Per il verbale cedo la presidenza al presidente Bedoni. Allora scusate, una sospensione di 5 minuti, riprendiamo alle 11:30 con il nuovo presidente, ok? Allora, consiglieri, prima di passare al punto all'ordine del giorno successivo, ci tengo a fare un chiarimento su un discorso che si è sollevato in merito alle espressioni di parere. Le espressioni di parere vengono assegnate dalla Presidenza sulla base delle commissioni competenti che hanno trattato il tema e questo viene fatto di riflesso sul municipio. Nulla toglie che altre commissioni possano intervenire per approfondire il dibattito. Ci tengo però a specificare su questo punto specifico che se uno schema di un'espressione di parere è assegnata a una commissione, e lo ripeto, viene assegnata sulla base delle commissioni capitoline competenti che l'hanno trattata. Dopodiché, nulla toglie da parte del Presidente e della Presidenza del Consiglio di convocare commissioni congiunte qualora si volesse approfondire il dibattito. È però vero che siamo nelle condizioni, qualora si volesse approfondire il dibattito, e nello specifico se la commissione competente che l'ha approvata in Campidoglio è una e una sola, che per limitare le spese erariali a cui possiamo andare incontro, le commissioni hanno comunque il dovere e possono trattare l'argomento in commissioni separate. Non è che un'espressione di parere obbliga necessariamente due commissioni a convocare delle commissioni congiunte. Può essere utile in determinati momenti, ma se le altre commissioni competenti, non direttamente competenti, ma diciamo che vogliono intervenire sul tema, vogliono parlare di quel tema, possono anche trattarla nella commissione separata. Questo è il punto. Chiudo l'argomento. Punto 5 all'ordine del giorno. Proposta di risoluzione protocollo Consiglio 57672 del 10/5/2022 recante aree picnic, aree verdi ricadenti nel territorio del municipio 9. Si è espresso con parere favorevole all'unanimità la Commissione competente urbanistica, ambiente e ciclo dei rifiuti nella seduta del 18 maggio 2022 e si è espresso con parere favorevole alla Giunta nella seduta del 19/5/2022. Ho scritto come relatore intervenuto per illustrare la proposta di risoluzione il Presidente della Commissione competente e Consigliere Gagliardi. Prego, Consigliere. Grazie Presidente. Allora,
L'atto che stiamo andando a vedere oggi, giusto per fare una ricostruzione, viene anche da un'iniziativa di una mozione presentata in aula, che poi è stata ritirata, e che di questo ringrazio sia lei Presidente, il consigliere Recca e il consigliere Grazioli. Abbiamo istruito l'atto cercando di fare un ragionamento che guardasse più quadranti del territorio, in una prima stesura, come potete vedere dall'atto, e sulla base di una ricognizione tecnica che avesse, come dire, come criteri di guida la disponibilità di un'area ampia, di un'area in cui c'era anche una presenza di essenze arboree tali da creare ombra, e diciamo uno spazio congruo anche per non andare ad affollare troppo l'area, e successivamente poi per un dibattito, comunque per un percorso che si è sviluppato all'interno del Consiglio, oggi avremo diversi emendamenti su quest'area, quindi è sicuramente positivo, perché si va ad arricchire sempre di più questo tema e questi aspetti, e quindi anche la copertura del nostro territorio. Detto questo, io ci tengo però a specificare anche altri aspetti, cioè il percorso che noi stiamo facendo è un percorso che ha due strade. Da un lato c'è una strada municipale che noi sicuramente possiamo andare ad attivare, perché ci sono dei fondi all'interno del bilancio, come più volte è stato richiamato, che possiamo sicuramente andare a interessare. Non l'abbiamo specificato all'interno della risoluzione per diverse ragioni tecniche, ma sicuramente c'è questo. E dall'altro c'è un percorso che comunque sia è in corso, e questo chi segue la Commissione Ambiente lo sa bene, di decentramento del verde, che stiamo portando avanti insieme all'assessore Lepidini, insieme all'assessore Alfonsi, all'assessorato comunale. E questo sarà sicuramente il punto di svolta di questa consiliatura, perché è chiaro che il passaggio delle funzioni corrisponde anche al passaggio delle responsabilità e quindi delle titolarità delle aree, e quindi saremo inevitabilmente chiamati a parlare del futuro della gestione del verde. Io colgo questa occasione appunto per cercare anche di richiamare il dibattito che è stato fatto in commissione, ma che sicuramente nei prossimi mesi, se non direttamente in questa sessione estiva, immediatamente dopo, dovremmo riprendere, è proprio quello del come e di quale modello di gestione del verde possiamo andare a inserire. Io ritengo che all'interno di ogni quartiere debbano essere portati all'interno delle aree verdi una serie di servizi essenziali per la vivibilità, perché crediamo nel decentramento e nella possibilità di vivere il proprio quartiere a pieno, e quindi sicuramente questo è un piccolo, semplice, me ne rendo conto, ma iniziale passo. Ma poi dovremmo anche capire come queste aree possono essere mantenute, allora potremmo anche aprirci a dare altre iniziative, alla gestione delle associazioni, a piccoli interventi di natura economica, a valorizzazione di vario genere e tipo, che però dovranno essere tutte quante collegate idealmente da una sostenibilità a livello ambientale, da una sostenibilità a livello anche urbanistico. Quindi mai più, e questo ci tengo a dirlo, punti verde qualità come meccanismo di cementificazione, ma al contrario strutture compatibili e iniziative a basso impatto, ma che ci possano poi permettere di vitalizzare i nostri quartieri e supportare dei costi. Perché dico questo? Perché mi rendo conto che è strano un discorso applicato a quello che stiamo dicendo oggi, perché noi in realtà stiamo, e con l'occasione illustro anche l'impegno, chiediamo l'apposizione di aree picnic, quindi di arredi per aree picnic in zone che vanno da Spinaceto, Tor de' Cenci, al Torrino, all'Eur, a Torrino Mezzocammino, Molino Santa Feligola, Trigoria, e poi con gli emendamenti andiamo a identificare anche altre aree. Dicevo, perché sto facendo questo ragionamento? Perché noi partiamo sempre con il primo e principale problema, che noi abbiamo una quota di verde gigantesco, in cui dentro c'è di tutto, dal verde agricolo, quindi dalla parte produttiva, al verde di standard delle case, quindi dei nostri quartieri, ma che in questo c'è una grandissima quota di verde pubblico, comunale, e che spesso e volentieri si presenta, fortunatamente oserei anche aggiungere, con degli aggregati di diversi ettari. Guardate i parchi di Torrino Mezzocammino, guardate i parchi di Campagna e Spinaceto, guardate le zone di Trigoria, Castel di Lepe, e via dicendo. E quindi lì si apre un tema di sostenibilità, una sostenibilità che in parte può essere giustificata e anche gestita con degli appalti centralizzati, quindi con la spesa corrente di Roma, ma che in altri casi
penso saremo obbligati a rivedere un modello di, come dire, di sostenibilità economica differente, soprattutto perché se si va a fare l'analisi del tipo di aree vediamo come sono presenti degli arredi molto particolari, una grande presenza di attrezzature sportive, di arredi per aree ludiche, eccetera eccetera, e questo qui penso sia oggi arrivato definitivamente il momento di affrontare e risolvere questo problema. Per cui il parere della Commissione, visto che è stata anche la stessa la proponente, è assolutamente favorevole per questo tipo di iniziative e speriamo di poterle mettere in pratica nel più breve tempo possibile. Grazie. Grazie consigliere Gagliardi, non ho altri relatori iscritti ad intervenire, quindi apriamo la discussione generale. Prego i consiglieri in ordine per alzata di mano. Prego consigliere De Iulis. Grazie presidente. Il documento, meglio la bozza o meglio la mozione che è arrivata in commissione ci ha visto subito favorevoli, nel senso che discorsi che ormai facciamo da un po' di tempo a questa parte, no? Sull'accelerazione che hanno avuto molti sentieri come il sentiero Trilussa e ciò che abbiamo visto anche ultimamente in commissione ambiente col fosso della Cecchignola, ma anche a Laurentino Fontostiense, cioè dopo l'inizio della pandemia c'è stata una riscoperta del verde vicino casa. La mancanza nei quartieri dove c'era la mancanza di questo verde è stato naturalmente più problematico, perché la gente cercava questi spazi disperatamente, per cui si sono riscoperti cose che magari venivano anche ignorate vicino alla propria abitazione, e quindi si è un po' riscoperto lo scendere da casa, stare sul prato, fare una chiacchierata con il vicino, magari prima ci si vedeva poco, oppure scoprire luoghi. Faccio sempre l'esempio del sentiero Trilussa, che fino al giorno prima per il 90% della popolazione erano ignorati. Allora il discorso delle panchine e delle attrezzature per aree picnic sembra un po', no, una cosa un po' antica, ma che è riproposta e che è ritornata prepotentemente di attualità. Quindi bene che i proponenti, mi sembra anche il Presidente Lauro fosse uno dei firmatari, bene questa proposta, perché va in quella direzione, un po' un riappropriarsi della socialità nel quartiere, un po' scendere sotto casa e rincontrarsi, parlare, organizzare un picnic, magari perché no anche una braciolata, perché questi luoghi spesso sono diventati e diventeranno, laddove ancora non lo sono, dei luoghi della socialità all'interno di un quartiere, soprattutto in quartieri periferici, in quartieri periferici che difficilmente invece hanno altri luoghi di aggregazione. Naturalmente l'attenzione che io richiedo alla maggioranza è che in particolare bisogna riportarlo, presidente Gagliardi, anche all'assessore Lepidini, che ci sia un'attenzione in queste aree per cui arriveranno nuovi arredi, bisognerà fare ancora più attenzione alla manutenzione, perché se poi non è fruibile l'area è come se non ci fossero gli arredi. E poi, visto che la stagione l'abbiamo vista, cioè sembra di stare a luglio ormai da un mese, anticipare di molto anche la situazione dello sfalcio dell'erba, soprattutto nei parchi, per dare modo di essere fruibili già dalla primavera, perché purtroppo ragazzi il clima è cambiato, prima era impensabile stare fuori a pranzo a febbraio o a marzo, adesso si può stare anche a febbraio o a marzo all'aperto in un campo a mangiare, quindi fare molta attenzione alla manutenzione, anche perché un cerino che arriva su uno di queste aree vuol dire rovinare tutti questi arredi che una amministrazione vuole collocare. Io adesso non so se questa risoluzione porterà dei risultati immediati o necessita, visto il numero dei parchi e visto anche che ci sono degli emendamenti che ne aggiungeranno degli altri, se necessiterà di chiedere in bilancio, diciamo, congrui fondi affinché si possano realizzare tutti, perché in effetti
cominciano a essere una decina, e quindi una decina in base all'attrezzatura che uno vuole mettere forse sarà necessario anche dei fondi specifici. Vale questo intervento anche per dichiarazione di voto, Presidente, ci ha visti favorevoli prima da subito, quindi vale anche come dichiarazione di voto, voto favorevole su questa risoluzione, grazie. Grazie a lei consigliere De Iulis, prego altri consiglieri che volessero intervenire. Sì, sì. No, vedevo se dalla maggioranza. Prego consigliere Cucunato. Sì, sarò velocissimo perché gran parte è stato detto. Voglio solo porre l'attenzione nei confronti del Presidente della Commissione su una serie di, consigli che sono sempre gratuiti e sono sempre pari di aree ludiche e ricreative. Quando si parla di aree cani, che non sento più citare da qualche mese, che mi auguro che la Commissione possa in un certo senso anche qui mettere mano, perché è una delle iniziative che sono rimaste indietro. Quando si parla di verde in genere nel nostro municipio, forse bisogna riformulare un'idea nuova del concetto in relazione agli spazi, naturalmente, le risorse, ma soprattutto la tempistica. Suggerisco al Presidente, ormai questa per quest'anno è andata, per il prossimo anno di rivedere praticamente quelle che sono le priorità all'interno del nostro territorio sulla gestione delle aree verdi, magari anticipando e razionalizzando la tempistica di intervento, perché come ha detto già qualcuno prima, non bisogna aspettare l'estate per tagliare l'erba oppure aspettare che praticamente vadano a fuoco, così ci pensa la natura a toglierci questo problema, ma bisogna fare una serie di azioni preventive pianificate attraverso praticamente quello che dicevo prima, risorse, spazi, e spazi purtroppo ne gestiamo tanti e ce ne sono anche tanti che purtroppo non sono ben curati, e mi riferisco anche all'ultimo elemento, magari rivedere quello che è il contratto con l'AMA sullo sfalcio delle aree intermedie. Quando parlo di aree intermedie parlo di marciapiedi, intersecazioni stradali, dove praticamente vediamo praticamente che non si è fatto quasi nulla. Invito il Presidente della Commissione a farsi un giro, ma immagino ce l'abbia già in mente, è chiaro che ci sono praticamente tante zone e tanti quartieri del nostro municipio in cui i marciapiedi, nei parchi si è fatto molto, io per esempio criticavo molto nella passata legislatura, quando facevo la strada per venire qui in consiglio, la strada che mi portava da via Cesare Bavesi alla Laurentina era sempre praticamente con i parchi del Laurentino, erano sempre, quest'anno li ho visti ben curati, così come ho visto ben curato qualche altro parco. Però se si fa un giro sui marciapiedi delle strade dei nostri quartieri ci si accorge che praticamente è come aver pulito l'armadio all'esterno e poi all'interno magari è molto disordinato. Quindi invito il Presidente ad attivare, anche in virtù del contratto AMA e di quelle che sono le risorse all'interno del nostro territorio sull'ufficio giardini e quant'altro, ad attivarsi subito affinché lo sfalcio sui marciapiedi, e sono tantissimi, in tantissimi quartieri vengono fatte, perché non è possibile che in alcuni marciapiedi del nostro territorio ci sia l'erba alta quanto gli alberi che praticamente ci sono sui marciapiedi stessi. Adesso non mi riferisco
magari ad alcune zone dove gli alberi sono secolari, ma mi riferisco ai quartieri più nuovi, Fonte Laurentina, Mezzocammino, Torrino, Fonte Meravigliosa, sono altissimi gli alberi, quindi è impossibile che l'erba sia alta quanto gli alberi, però ci sono una serie di azioni che vanno praticamente intraprese in relazione a una razionalizzazione costo, risorse e pianificazione che vanno fatte. Concludo con il voto favorevole di questo documento, però mi auguro che praticamente questi suggerimenti vengano colti e che nella pianificazione per il 2023 lo spazio e soprattutto la pianificazione venga fatta molto prima, perché i cambiamenti climatici e soprattutto una serie di attività vanno pianificate con tempo e soprattutto per rendere anche migliore la qualità del servizio all'interno dei parchi e delle zone ludiche ricreative. Grazie. Grazie consigliere Cucunato. Su aree picnic e aree verdi, se ci sono altri interventi. Prego consigliere Grazioli. No, grazie presidente. No, sono contento che questa nasce da una mozione che fu proposta da me, da Luca, tempo fa, quindi sono contento che è andata in porto anche in maniera abbastanza veloce, quindi volevo ringraziare il consigliere, quindi il presidente della commissione Gagliardi per averla portata avanti. So che sono stati aggiunti degli emendamenti per ampliare quelle zone, ma l'idea era quella, visto il periodo in cui veniamo da una lunga pandemia, l'idea era quello di riappropriarci degli spazi verdi. Per riappropriarci degli spazi verdi però c'è bisogno anche delle strutture, quindi la mia visione di un parco è sempre quella, noi stiamo vedendo mano a mano delle risoluzioni anche che facciamo nelle varie commissioni, la mia commissione specialmente, è di portare i parchi alla creazione dei veri e propri hub, quindi dei luoghi di ritrovo, quindi questa si va verso quella strada, quindi sono contento che la risoluzione è arrivata in maniera veloce e quindi spero che poi ottenga l'ok da tutto il Consiglio Comunale. Grazie. Municipale. La ringrazio consigliere Grazioli, se ci sono altri consiglieri che vogliono intervenire. Vabbè, successivamente. Allora, prego consigliere Baiocchi. Una cosa molto semplice, solo per rispondere al consigliere Cucunato che nel frattempo sta fuori, per il diserbo dei marciapiedi è partita adesso una azione del servizio tecnico, io ho avuto comunicazione fra il 6 giugno e l'8 luglio, quartiere Torrino Mezzocammino, ce ne sono diversi di quartieri che sono interessati da questa pulitura che è stata fatta solo adesso, perché prima hanno fatto il diserbo nelle scuole, nei giardini delle scuole, quindi credo che sia una notizia che possa interessare tutti quanti i consiglieri, quindi si va avanti col lavoro. Grazie Presidente. Grazie consigliere Baiocchi. Prego consigliere Cerisola. Grazie Presidente. E indubbiamente questo atto nasce condivisibile proposito. Adesso è da capire come si intendono realizzare, dove esattamente si pensa di installare i tavoli e le panche. Nell'atto non è precisato se ci sarà un accordo con una valutazione dei nostri uffici tecnici
oppure no, non è ben chiaro il criterio che si intende seguire, anche perché ogni parco ha una situazione diversa. E alcuni hanno già alcune infrastrutture, altri non ce l'hanno, eccetera. Insomma, ci sono anche delle diverse morfologie del territorio. Quindi credo che serva una pianificazione più accurata per scegliere. Riguardo agli interventi di manutenzione, sicuramente sono indispensabili, questo qui è stato detto ed è anche scritto nell'atto. Ricordo che sono stati fatti degli appalti triennali che sono in corso, quindi ora va dato seguito a quello che è già stato intrapreso, perché appunto già si è pensato a pianificare i lavori di sfalci, la cura del verde, e quindi sono importi importanti, rilevanti, che sono stati stanziati già da tempo. Quindi è importante che venga dato seguito a quello che già è stato programmato. Io ripeto, penso che sia necessaria una maggiore attenzione, per una riflessione, per capire come si intende realizzare quello che a cui viene dato l'indirizzo politico. E quindi adesso valuterò, continuando ad ascoltare gli interventi dei consiglieri, valuterò che posizione assumere rispetto a questo atto. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere Cerisola. Prego, se ci sono altri consiglieri che vogliono intervenire. Allora, prego. Grazie Presidente. Allora, io adesso dovremmo illustrare gli emendamenti, però farei una, vista l'ora a cui ci troviamo, farei una proposta. Visto che sono tutti quanti emendamenti compatibili fra di loro e aggiuntivi, se possiamo accorparli di fatto in un unico maxi emendamento e quindi procedere con una sola votazione, solo questo. Se i gruppi politici sono d'accordo, ovviamente. Grazie. Allora, arriviamo subito agli emendamenti, tanto non è ancora chiuso il tempo di presentazione degli emendamenti. Io sfrutterei l'occasione per salutare Marco Vitale, che è presidente del comitato di quartiere Molino Santa Felicola, che ci ha raggiunto e aveva il piacere di intervenire. Quindi, se facciamo spazio al dottor Vitale, prego. No, grazie Presidente per lo spazio. Io ho approfittato soltanto per ringraziare, perché diciamo, questi arredi era dalla Giunta Calzetta che noi non vedevamo più un'opera sul quartiere di questo genere, quindi va il ringraziamento sia al Presidente Gagliardi che al Presidente Grazioli, che al Presidente ovviamente a lei, perché per gli emendamenti presentati. E per noi sono importantissimi, perché questi arredi si vanno a collocare in delle realtà che vengono manutenute. Per esempio il Parco Molino viene manutenuto da noi, quelli che si vanno a collocare al centro polifunzionale vengono manutenuti dall'Associazione Culturale Molino, e quelli al Parco Don Umberto Terenzi dal rispettivo comitato. Sono importantissimi ovviamente perché sono realtà che praticamente si autofinanziano e svolgono un ruolo di surroga a quello che dovrebbe essere il ruolo del comune per quanto riguarda tutta la manutenzione, non soltanto dello sfalcio orizzontale, ma anche quello del verticale, ovviamente, dove arriviamo con le nostre risorse economiche. E quindi per noi è un risultato molto importante. Speriamo di proseguire su quest'onda, da noi ci sarà sempre la più leale collaborazione, e speriamo di portare a casa nel proseguo altre cose. Tutto qui, buona giornata. Grazie dottor Vitale per l'intervento e la partecipazione.
Grazie. Allora, c'è ancora, sono stati, intanto faccio presente questo, sono stati presentati nello specifico 4 emendamenti. Faccio presente sulla base della richiesta che il primo emendamento è modificativo, gli altri 3 aggiuntivi. Di conseguenza l'emendamento 2, 3 e 4 sono accorpabili. Il primo emendamento non è accorpabile agli altri poiché è modificativo. Quindi se tutti i consiglieri sono d'accordo possiamo lavorare per accorpare i 3 emendamenti aggiuntivi. Nel mentre, prima di chiudere la discussione generale, se ci sono altri consiglieri che volessero intervenire su questo? Allora, chiudiamo la discussione generale e passiamo all'illustrazione degli emendamenti presentati. La prima proposta di emendamento è modificativa alla risoluzione, alla proposta di risoluzione chiaramente in discussione. Il testo dell'emendamento riporta sostituire Parco del Molino con Parco del Molino via Vittore Ghigliani, fronte civico numero 220. Consiglieri proponenti: Bedoni, Vecchio, Grazioli, De Vivo, Vaccari, Ecca, Borrelli, De Iulis, Marrocchini, Cucunato, Alleori. Prego per l'illustrazione la consigliera Vecchio. Sì, grazie Presidente. Abbiamo deciso di modificare la risoluzione inserendo l'ampia zona del Parco del Molino e specificare il civico via Vittore Ghigliani 220, e poi abbiamo proposto anche un emendamento aggiuntivo con il Centro Polifunzionale Associazione Culturale Molino e il Parco Don Umberto Terenzi, appunto sito in via Don Umberto Terenzi. Grazie. Grazie consigliera Vecchio. Se ci sono interventi riguardo l'emendamento numero 1, prego i consiglieri per le dichiarazioni di voto. Procediamo a votazione dell'emendamento numero 1. Prego gli uffici. Alleori, Angelini, Baiocchi, Bartolelli, Bedoni, Bellassai, Borrelli, Burgio, Canale, Cerisola, Corrente, Cucunato, De Iulis, De Vivo, Di Salvo, Ecca, Gagliardi, Grazioli, Marrocchini, Uropes, Pasetti, Sordini, Sotillo, Vaccari, Vecchio. Consiglieri presenti 23, 23 votanti, 23 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. L'emendamento numero 1 è approvato all'unanimità. Allora, sulla base di quanto detto, accorpiamo gli emendamenti 2, 3 e 4. Ne do lettura. Emendamento numero 2, aggiuntivo della risoluzione, testo dell'emendamento. Dopo Parco dei Limoni, via d'Arpe Trigoria, aggiungere Centro Polifunzionale Associazione Culturale Molino, via Giovan Domenico Nardo Civico 30, Parco Don Umberto Terenzi, via Don Umberto Terenzi. Firmatari: Bedoni, Vecchio, Grazioli, De Vivo, Vaccari, Ecca, Borrelli, De Iulis, Cucunato, Alleori. Proposta di emendamento numero 3, sempre aggiuntivo. Dopo il Parco dei Limoni, via d'Arpe Trigoria, quindi alla fine, aggiungere all'elenco dei parchi da attrezzare con aree picnic, con tavoli e anche contenute nel dispositivo i seguenti parchi: Parco San Placido in via Ardeatina 610, via Cerulli, Colle di Mezzo. In sostanza si aggiungono Parco San Placido e via Cerulli.
in modo che semplifichiamo dopo la modifica. Firmatari, consiglieri Corrente, Grazioli, Marrocchini, Baiocchi, Burgio, Ecca, Borrelli, Canale, Muro Pes. Area Verde, via Ferruzzi? Ok, quindi c'è anche questo. Quindi ricapitolando, l'emendamento numero 3 include Parco San Placido, via Cerulli e Area Verde, via Ferruzzi. Chiedo perdono. Corrente, Grazioli, Marrocchini, Baiocchi, Burgio, Ecca, Borrelli, Canale, Muro Pes, Cucunato, Alleori ed altri che faccio fatica a identificare. Proposta di emendamento numero 4, aggiuntivo, aggiungere nell'area Impegna, nell'area Verde, area picnic e parco giochi anche per disabili davanti alla sede della casa del dopo di noi di Vitinia, prevedere installazione area picnic e parchi gioco nei CSA di Falcognana, Trigoria, Via Pea, Decima, Vitinia, Tordecenci, Spinaceto, Fonte Laurentina, parco caduti per Trieste, Giuliano Dalmata. A firma di Vaccari, Angelini, Marocchini, Grazioli, Gagliardi, Borrelli, Canale, Muro Pes, Cucunato, Alleori. Prego i consiglieri per l'illustrazione, chiunque dei firmatari volesse intervenire sui tre emendamenti. Prego, consigliera Vaccari. Grazie Presidente, io chiaramente espongo l'emendamento numero 4. Proprio per l'integrazione dei centri anziani con le diverse, ho inserito queste aree ludiche e aree picnic proprio per avere un'interazione con i centri anziani, con tutta la cittadinanza, ma anche perché magari le persone che frequentano il centro anziani possano portare anche i propri nipotini a giocare nei centri. Tra l'altro è proprio cura di questa amministrazione cercare di integrare le varie fasce d'età tra gli anziani e la cittadinanza tutta all'interno dei centri anziani. Grazie. Grazie a lei, consigliera Vaccari. Se non ci sono altri consiglieri che vogliono illustrare gli emendamenti, illustrazione, discussione. Allora, passiamo alla discussione sugli emendamenti. Prego, consigliere Cerisola. Sì, grazie Presidente. Indubbiamente hanno fatto bene i consiglieri a sottoporre all'attenzione dell'Aula delle ulteriori aree in cui intervenire, perché è giusto che ognuno, avendo un'idea più precisa del territorio, sa dove è sentita questa esigenza. Ora la questione però si pone, come dicevo prima, sulla scelta dei criteri. Se questo atto fosse semplicemente una mozione, noi potremmo dare un indirizzo politico in cui ribadiamo questa esigenza, quello che è previsto, quello che è scritto nelle premesse. Ma essendo una risoluzione, io credo che occorra una valutazione anche tecnica di come operare, delle modalità e una localizzazione più precisa all'interno dei parchi su come si vogliono mettere e dove si vogliono mettere le panchine, perché i parchi sono una meravigliosa risorsa a beneficio di tutti e quindi le modalità di fruizione sono variegate e ovviamente non devono entrare in conflitto tra di loro. Adesso faccio un esempio pratico, cioè una pista ciclabile può essere usata anche da chi cammina a piedi. È chiaro che le dimensioni della pista ciclabile o la velocità limite di velocità posto sulla pista ciclabile deve tenerne conto in modo tale che all'interno dell'utenza debole non ci sia conflitto.
ho usato questo paragone per rendere più chiaro il fatto che, visto che il parco, l'area è usata da più fruitori, ci sono i bambini che vogliono correre, ci sono i ragazzi più grandicelli che vogliono giocare, eccetera, ci sono magari anche quelli che vogliono portare a spasso i cani, insomma, voglio dire, ci sono diverse modalità di fruizione e dobbiamo trovare il modo di rendere il più possibile compatibile tutte le varie modalità tra di loro, in modo tale da venire incontro nella maniera più efficace alle esigenze dei cittadini in maniera armonica. Quindi secondo me forse converrebbe riflettere ulteriormente su questo atto, alla luce, soprattutto alla luce delle giuste osservazioni che sono arrivate sotto forma di emendamento da parte dei consiglieri, affinché la decisione sia più ponderata e appunto tenga conto di tutti i vari aspetti, di tutte le esigenze. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Cerisola. Prego Consigliere Gagliardi. Grazie Presidente. Io colgo le parole del Consigliere Cerisola perché effettivamente volevamo mettere le panche da picnic sulla pista ciclabile, però giustamente il suo suggerimento mi ha fatto riflettere sulla necessità di trovare un'occasione alternativa, e lo dico con amarezza, guardi. E, detto questo, quello che probabilmente è sfuggito nella lettura dell'atto è che noi non andiamo ad identificare le aree dove apporli proprio perché non è competenza nostra, cioè lasciamo fare ai nostri ottimi uffici tecnici, sia dipartimentali che municipali, la localizzazione fisica di dove debbano essere poi posizionati, imbullonati o qualsiasi altra cosa, perché non ne abbiamo semplicemente le competenze tecniche ed è giusto che chi ha queste competenze, soprattutto il suo mestiere, lo faccia. Il nostro compito è quello di identificare la necessità politica, sociale, se vogliamo, trovare le risorse e quindi dare l'atto di stimolo. E detto questo, io sconsiglio anche di camminare su una pista ciclabile perché le piste ciclabili non sono fatte per camminare. Grazie. Grazie Consigliere Gagliardi. Prego i consiglieri che volessero intervenire in merito agli emendamenti 2, 3 e 4. Non ve ne sono, prego i consiglieri per le dichiarazioni di voto. Non ve ne sono, procediamo a votazione degli emendamenti 2, 3, 4 accorpati. Prego gli uffici. Consigliere Cucunato, se vuole rientrare per votare. Dai, facciamo una seconda chiama. Se si chiamava Zalleori era più comodo. Alleori, Angelini, Baiocchi, Bartolelli, Bedoni, Bellassai, Borrelli, Burgio, Canale, Cerisola, Corrente, Cucunato, De Iulis, De Vivo, Di Salvo, Ecca, Gagliardi, Grazioli, Marrocchini, Muropes, Pasetti, Sordini, Sotillo, Vaccari, Vecchio. Consiglieri presenti sono 23, 23 i votanti, 23 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. Grazie, gli emendamenti 2, 3, 4 sono approvati all'unanimità. Grazie. Passiamo alle dichiarazioni di voto della proposta di risoluzione così emendata. Prego i consiglieri che volessero intervenire.
Non ve ne sono. Prego, consigliere Cerisola. Sì, grazie Presidente. Dunque, la questione è che il testo dell'atto è molto chiaro. Si impegna la Presidente del Municipio Nono e la Giunta ad attivarsi per installare. Non si parla assolutamente, come invece sarebbe doveroso, come a parole è stato detto, ma in realtà non c'è scritto, dell'esame da parte degli uffici delle problematiche tecniche. Chi insomma ritiene di essere vago e di dare delle risposte generiche e incomplete sul punto, ovviamente libero di farlo, però basta l'osservazione di quello che accade sulla pista ciclabile lungo il Tevere per vedere che sono molti gli utenti che usano le piste ciclabili per camminare a piedi, come in prossimità dell'isola Tiberina abbiamo diverse strutture che occupano anche parte della pista ciclabile. Quindi la necessità di mettere ordine, di capire come far coesistere esigenze diverse di fruizione di un luogo è lampante. È lampante, non si può negare che questo problema esiste e non si può negare che la situazione sia diversa da quella che viene raccontata. Quindi io ritengo che questo atto qui parte da assolutamente condivisibili presupposti, l'idea è sicuramente buona, secondo me andava approfondito di più l'argomento in modo tale da tener conto di quello che è stato detto anche molto bene a parole, ma nei fatti, nel testo, non c'è traccia di quello che è stato detto. Quindi penso che la conclusione di queste perplessità possano sfociare in una dichiarazione di astensione. Grazie Presidente. Grazie consigliere Cerisola. Prego consigliere Gagliardi. Grazie Presidente. Io sono purtroppo assolutamente d'accordo con il consigliere Cerisola e trovo deprecabile che la giunta precedente abbia permesso l'installazione di alcune strutture sulle piste ciclabili, soprattutto del Tevere, la trovo una cosa grave, quindi su questo sono assolutamente d'accordo, la giunta Raggi ha sbagliato. Detto questo, ritengo anche però che sia, come dire, quantomeno inusuale pensare che l'assessore Lepidini e il nostro presidente Di Salvo, che sono sicuro saranno bravissimi e competenti in materia, si possano mettere lì con la pala, il piccone, il martello, le chiavi inglesi a inchiavardare le strutture delle aree picnic, ma semplicemente per una ragione, che esiste una divisione fra i poteri e le responsabilità. Esiste la certificazione delle installazioni che vengono fatte, c'è tutta una cosa che si chiama normativa che è necessario rispettare, che quindi rende di fatto l'attuazione di qualsiasi decisione politica essa sia, pianificatoria a livello urbanistico, di indizione di gare d'appalto o di realizzazione di aree picnic, perché poi è evidente questi sono arredi che vanno comprati, quindi ci sarà una gara sul MEPA, ci sarà una gara per l'acquisto, poi sarà lì la soglia a determinare quale tipologia. Se vogliamo, neanche questo abbiamo specificato all'interno dell'atto, perché è evidente che queste sono procedure amministrative che appunto attengono, secondo la legge Bassanini, non soltanto alla parte tecnica, che appunto, come dire, ci fornirà non solo questa opera ma anche le relative certificazioni. Per questa ragione ritengo che l'atto possa essere tranquillamente votato, anzi io ringrazio tutti i consiglieri e i gruppi politici che hanno voluto arricchire questa,
questa risoluzione aggiungendo altri elementi che non erano stati originariamente inseriti. Grazie. Grazie consigliere Gagliardi. Se ci sono altre dichiarazioni di voto, procediamo a votazione. Prego gli uffici per la votazione. Volevo semplicemente fare un chiaro. Leggo qui il regolamento sulle piste ciclabili. Sì, consigliere, perdono, il chiarimento del pensiero, ma lei non è intervenuto. La faccio intervenire magari dopo votazioni se vuole chiarire il pensiero. Vuole fare una dichiarazione di voto? Siamo in fase di votazione. Siamo in fase di votazione. Consigliere, la faccio intervenire successivamente. È finita la dichiarazione di voto. Mi perdoni. Prego gli uffici di proseguire con le votazioni. Okay. Alleori. Angelini. Baiocchi. Bartolelli. Vedoni. Bellassai. Borrelli. Burgio. Canale. Cerisola. Corrente. Cucunato. De Iulis. De Vivo. Di Salvo. Ecca. Gagliardi. Grazioli. Marrocchini. Uropes. Pasetti. Sordini. Sotillo. Vaccari. Vecchio. Consiglieri presenti 23, votanti 23, 22 favorevoli, nessun contrario, un astenuto. La proposta di risoluzione, protocollo consiglio 57672 del 10-5-2022, recante aree picnic, aree verdi ricadenti nel territorio del municipio 9, è approvata. Grazie. Sospendo la seduta per 5 minuti, riprendiamo successivamente alle ore 12:38. Grazie. Del 19-5-2022 recante ripristino aree ludiche ricadenti nel territorio del municipio 9. Consiglieri, per piacere, silenzio, prendete posto. Consigliere De Iulis, cortesemente. Allora, a oggetto ripristino aree ludiche ricadenti nel territorio del municipio 9, si sono espresse con parere favorevole all'unanimità la commissione urbanistica, ambiente e ciclo dei rifiuti nella seduta dell'11 maggio 2022 con parere favorevole la giunta il 19-5-2022. Illustra la risoluzione come relatore il consigliere Ecca. Prego consigliere. Grazie presidente, sarò breve anche perché è una proposta di risoluzione che è sulla falsariga di quella appena votata in questo consiglio oggi interessa quindi il ripristino delle aree ludiche presenti nel nostro territorio. È una proposta che poi anche qui in questo caso ci saranno alcuni emendamenti che la arricchiranno ulteriormente, ma che di fatto va appunto a potenziare e ad arricchire quello che è la valorizzazione del verde pubblico che caratterizza il nostro territorio e che soprattutto permette la piena fruizione dello stesso verde da parte di tutti, ivi compresi i bambini, con la realizzazione appunto delle aree ludiche situate più o meno in tutti i quadranti del territorio, in maniera tale che non ci sia un quadrante, un'area in cui che rimanga senza aree giochi e che soprattutto permetta a tutti i bambini, ai loro genitori o comunque accompagnatori la piena fruizione degli arredi urbani
anche laddove è il caso, attraverso la semplice sostituzione degli arredi urbani delle aree, delle aree ludiche, dei giochi che si sono ammalorati o quantomeno non sono più consoni, diciamo, al pieno utilizzo. Grazie. Grazie consigliere Ecca, non ho altri relatori iscritti a parlare, quindi apro la discussione generale. Prego i consiglieri per alzata di mano. Se non ci sono altri interventi, chiudo la discussione generale. Prego consigliere Canale. Presidente, io sì, volevo solo dire che avevamo votato una mozione e qui si fa un altro atto praticamente identico con aggiunta di altri parchi, prendiamo atto, però francamente vorremmo capire perché nel corso del tempo la mozione che riprende, tra l'altro non è neanche citata nella odierna risoluzione, riprende le stesse tematiche. Vorrei anche capire, e questo lo chiedo ai proponenti, nella commissione Verdi, sì rafforzativo, però cioè, ha poco senso se poi dopo rimane carta, cioè vorremmo capire perché ad oggi gli uffici non hanno dato seguito a quello che era stato deciso, e anche l'assessore competente, insomma, perché ci sono i parchi giochi, siamo a giugno, ci sono questi molti di questi parchi giochi qui indicati che erano già presenti nella mozione, sono senza giochi, privi di giochi, e i bambini sono senza aree ludiche. Quindi vorrei capire in questi sei mesi cosa è stato fatto, otto mesi, al di là del fatto che poi ovviamente voteremo favorevolmente la risoluzione. Grazie. Grazie consigliere Canale. Prego consigliere Cucunato. Veramente non volevo intervenire, ma mi ha stuzzicato l'intervento della consigliera, perché sarebbe opportuno, e lo prevede anche il regolamento, poi qui Cerisola ci può dare una mano perché è il decano di ogni regola possibile e immaginabile. Noi ci avviamo ai 230 giorni di governo dell'era di Salvo. E come voi sapete c'è la relazione semestrale che andrebbe pubblicata sul sito e andrebbe praticamente resa pubblica sulle attività svolte, ma prima di fare questo, perché non sto chiedendo questo, non sto chiedendo, cara consigliera Canale, che la Presidente ci mette sul sito la relazione del suo mandato nei primi sei mesi eccetera eccetera. Sto chiedendo invece una cabina di regia e di verifica dei 100+ atti che abbiamo votato, mi sembra qualche cosa di più, 136 eccetera eccetera, perché la gentilissima dottoressa che è sempre disponibile, che funge oggi da segretario generale del Consiglio, mi ha inoltrato in modo dettagliato, preciso e soprattutto scrupoloso. Mi ha fatto venire in mente che una cabina di regia su chi fa che cosa quando ci dovrebbe essere, perché altrimenti continuiamo a votare, diventiamo un votatoio e nessuno praticamente degli uffici, che poi sono l'elemento operativo della funzione politica, ce ne dà conto. Mi piacerebbe, e mi rivolgo ai capigruppo, non perché gli altri consiglieri non, ma nei capigruppo poi queste cose si fanno, che, e l'avevamo anche già richiesto con tutti gli altri colleghi consiglieri, che ci sia una capigruppo specifica sul tema che ho sollevato, relativo praticamente alla verifica degli atti votati, insieme al Presidente del Municipio, insieme al Direttore del Municipio, insieme alle quattro funzioni, alle quattro macro funzioni che svolgono l'attività. Non sto dicendo che non è stato fatto nulla, sto dicendo un'altra cosa, perché qualcuno dice no, ma le cose le abbiamo fatte,
Io quello che è stato fatto, ho fatto degli esempi. Oggi abbiamo votato una mozione, guarda caso in contemporanea è uscita praticamente la pubblicazione sul sito, perché era un atto dovuto, e con le pari opportunità abbiamo fatto delle iniziative, è andata bene, in altre commissioni si sono fatte delle cose, sono state realizzate, però manca a mio avviso una cabina di regia, di comunicazione almeno ai capigruppo per quanto riguarda tutta l'attività svolta. Per esempio, e concludo, il consigliere Ecca, che è un presidente di commissione, diciamo, a tempo, non è un presidente di commissione a tempo indeterminato, è a tempo, perché lei, presidente, è un consigliere presidente di commissione che viene valutato step by step. Ogni 3-4 mesi, ho visto, mo sono passati 3-4 mesi, ci ha portato una bella relazione di tutte le cose che ha fatto. Se questo è un modo logico, operativo e soprattutto efficace di lavorare. Allora io la invito, Presidente, perché questo è il suo ruolo. Innanzitutto la Commissione Trasparenza e Garanzia, c'è scritto sullo Statuto, ci deve portare una relazione. Il Presidente del Consiglio, il Presidente del Municipio, non è verso Simone, Simone sta nel regolamento che ogni 6 mesi Trasparenza e Garanzia deve presentare una relazione ai consiglieri. Non so se il consigliere Cirisola, che è sempre attento in queste cose, è vero o non è vero. Il Presidente del Municipio ci deve portare la relazione semestrale. E chiedo a lei, Presidente del Consiglio, di chiedere un'attività specifica, riepilogativa di ogni commissione, che confronteremo con gli uffici, perché altrimenti dopo 230 giorni che stiamo qui, chi fa che cosa quando? E il consigliere Bellassai penso che è d'accordo, perché lui è abituato a lavorare in questo modo: pianificazione, verifica e controllo. Non so se sto dicendo delle eresie, ma mi sembra che sia così. Quindi la invito, Presidente, e su questa risoluzione sono favorevole, perché è vero, come dice la consigliera che mi ha preceduto, che abbiamo aggiunto, ma può essere rafforzativa, può essere uno stimolo in più per dire forse ci siamo dimenticati qualche cosa, però se ci dimentichiamo un parco e lo mettiamo in una successiva risoluzione, è molto meglio che, come in passato, che si faceva un copia e incolla degli atti bocciati e poi si riapprovavano. Questo è un fatto positivo, però di tutti i parchi giochi che abbiamo praticamente inserito nel vecchio documento, io chiedo ai consiglieri di maggioranza, che magari ci dovrebbero rispondere, quanti ne sono stati fatti, di quanti siete a conoscenza che sono stati realizzati, quante attività sono state svolte per singole commissioni, quante sono le cose che abbiamo votato all'unanimità e hanno prodotto un risultato. Quindi l'invito è per lei, Presidente, una delle capigruppo dove ritiene più necessario sia una capigruppo di verifica e controllo attraverso le 4 macro aree, e perché no anche l'ufficio consiglio e commissioni, che è un ufficio che comunque lavora perennemente tutti i giorni e che poi ci fa il riepilogo degli atti, insieme al direttore del municipio e al presidente si invitano i dirigenti e si iniziano a spulciare uno per uno tutte le azioni che abbiamo fatto, perché questo è un modo logico di lavorare. Nessuno sta criticando nulla, ma stiamo chiedendo oggettivamente e legittimamente quello che ci spetta come opposizione, sapere quello che si sta facendo. Grazie. Grazie consigliere Cucunato. Prego, se ci sono altri consiglieri che vogliono intervenire. Prego consigliere Ecca. Sì, allora, grazie. Alcune precisazioni.
Sulle aree ludiche nella scorsa consigliatura, se lo ricorderanno i consiglieri che erano presenti e i cittadini, allora che erano cittadini, oggi consiglieri, è stata fatta un'operazione di dismissione e chiusura totale, per cui sostanzialmente col cambio della regolamentazione numerose aree giochi erano diventate, diciamo, non più sicure a norme di legge, e quindi in questo municipio, non in altri, si decise di chiuderli addirittura togliendoli. Questa è stata una privazione da un punto di vista della vivibilità dei territori da parte di tutti i cittadini, che va al di là della, come dire, appartenenza politica, del movimento politico o altro, ma è stata, diciamo, una operazione che sì, forse ha messo in sicurezza, forse, ma sicuramente ha privato tanto, soprattutto delle occasioni di socialità e soprattutto di, per i bambini, che spesso li ricordiamo, ma poi concretamente sono poche le attività e iniziative che facciamo per loro. Ecco, questo è, diciamo, un atto, una risoluzione che va in parte a compensare quanto è stato fatto nella scorsa consigliatura, e in parte naturalmente va ad accrescere, per cui è, come diceva la stessa consigliera Canale, un arricchimento, non è una sostituzione. Poi dopodiché, se vi sono parti politiche che decidono che, visto che l'hanno presentata solamente come parte politica, la loro proposta è quella valida e le altre no, è un conto. Se viceversa, su fatti che oggettivamente, come le aree ludiche, sono di comune interesse, che vanno al di là dell'appartenenza politica, si vogliono fare questi ragionamenti, allora c'è una proposta di risoluzione da discutere e da approvare. Per quanto riguarda invece il discorso del consigliere Cucunato, insomma, io lo ringrazio per quanto ha detto, quindi non c'ho altro da aggiungere. Grazie consigliere Ecca. Iscrivo la consigliera Chiana Canale a fine del dibattito per chiarimento del pensiero. Prego, se ci sono altri consiglieri. Prego consigliere Cerisola. Sì, grazie presidente. Questa risoluzione nasce da una mozione che è stata presentata a febbraio, il protocollo è CN13384 del 10 febbraio. Ora, è chiaro che indubbiamente interessa a tutti che siano ripristinate le aree giochi, però è diverso la serietà dei consiglieri che affrontano i temi. Ci sono alcuni che preferiscono buttare a incacciare, altri che preferiscono esaminare più seriamente le questioni. Quando nella consigliatura scorsa si è ritenuto di privilegiare la sicurezza dei piccoli utenti e quindi di togliere le situazioni di pericolo, è stato fatto un bando, quindi non un affidamento diretto, che sono molto più costosi, ma è stato fatto un bando per togliere i giochi che erano pericolosi, che non erano più a norma, perché quando cambiano le norme allora è obbligatorio giustamente muoversi di conseguenza, anche se magari qualche altro avrebbe preferito invece chiudere gli occhi e lasciare il problema senza affrontarlo. Dopodiché è stato fatto un successivo bando per ripristinare i giochi, e
nella mozione sono specificati quali zone, in quali zone sono stati ripristinati i giochi. Ad esempio, con l'ausilio dello strumento di bilancio partecipativo 2019, via Rotellini e Parco Laurentino, zona Libellula e Gutenberg. Poi sono stati ripristinati le aree ludiche di via Mendoza, piazza Castello della Cecchignola, Corto Maltesa, Torino Mezzocamino e Parco Cino Laurentino. Questi sono i fatti e non come si vuole buttare in cacciara. Le cose vanno fatte seriamente e gli atti vanno scritti anche come si deve, con rispetto delle normative. Non si può solo dirlo a parole, ma va scritto anche di conseguenza. Se la normativa prevede di scrivere un atto in un certo modo, va scritto in quel modo, non si può muoversi con superficialità. E quindi è doveroso che le commissioni si muovano con... Alcune lo fanno, anche le altre devono muoversi con serietà nell'affrontare le questioni. Ora è chiaro che anche su quest'atto c'è un'intenzione di voto favorevole, che su altri atti, come principio è stato detto, c'era ugualmente l'intenzione favorevole, ma non era condivisibile il modo con cui si era approcciato. Grazie Presidente. Grazie consigliere Cerisola. Prego consigliere Grazioli. Grazie Presidente. No, ho sentito molto bene le parole del consigliere Cerisola e faceva riferimento proprio al bilancio partecipato che i 5 Stelle hanno sbandierato, l'esponente 5 Stelle rimasto ha sbandierato. Faccio presente che io mi sono occupato di questa situazione, di questo bilancio partecipato e come sono stati spesi questi soldi. Tant'è vero, ho deciso di fare come parte politica un accesso agli atti per come sono stati spesi questi soldi, perché a me risulta ci sono stati ritardi, a ragione la consigliera Canale, sulla realizzazione poi di queste aree come quella di Viale Città d'Europa e altre le ha menzionato nella sua mozione presentata a febbraio, se non sbaglio. È da dire che, invece tornando al consigliere Cerisola, è da dire che a noi risulta che dei 4 parchi che erano stati finanziati, alla fine ne sono stati fatti e ne verranno fatti solo 3, perché uno purtroppo ha inglobato i costi anche di un altro. Si è deciso di dare maggiore spazio lì a Gutenberg, dove forse abitava qualche esponente politico 5 Stelle, a differenza invece dell'altro parco, invece dove purtroppo non c'era. Consigliere, c'erano... per cortesemente non facciamo riferimenti o cose, questo non è possibile, grazie. Comunque stati di fatti che da 4 parchi dovessero essere realizzati, alla fine uno sarà molto più piccolo rispetto agli altri, perché è stato deciso di spendere soldi in più su un altro parco. Questo è tutto, grazie. Grazie consigliere Grazioli. Prego consigliere Muropes. Grazie Presidente. No, volevo ricordare che in effetti, anche per, a dimostrazione che non stiamo qui per le bandierine, giustamente, la mozione a cui faceva riferimento la consigliere Canale è stata sottoscritta anche da me, quindi diciamo è stata sottoscritta da più forze politiche e poi è stata votata e approvata, quindi adesso immagino che la questione, che ovviamente mi vede favorevole, perché ci mancherebbe che sullo stesso tema ripetuto 2 volte, sia pure 2 volte con 2 atti diversi, e in uno sono favorevole e uno sono contrario, quindi ovviamente l'intenzione è positiva. Immagino che la questione sia potuta, abbia potuto procedere in questi termini perché forse in commissione ero assente, perché sennò magari l'avrei segnalato questa cosa, ma che c'era già un atto e che quindi magari dovevamo fare in modo, in qualche modo, per tenerne conto, perché diciamo c'era questo atto precedente. Quindi lo dico soltanto come promemoria di quello che abbiamo fatto, quindi il parere è ovviamente favorevole, c'era questa,
condivisione già precedente sulla mozione tra varie forze che poi è stato anche approvato. Quindi diciamo è, questa risoluzione probabilmente è una ripetizione, ma comunque è favorevole, per carità, sia, immagino e mi auguro che sia rafforzativa di quell'altro atto, e poi probabilmente ecco, diciamo, quando è stata approvata la risoluzione non ero presente, quindi non potevo segnalare eventualmente la cosa, ma insomma adesso diciamo che è un problema secondario. Però, visto che se ne sta parlando di un atto precedente, mi sembra giusto, diciamo, riepilogare la situazione. Grazie. Grazie a lei, consigliere Muropes. Se ci sono altri consiglieri che volessero intervenire in merito alla questione, alla risoluzione, non ve ne sono. Allora, abbiamo ricevuto emendamenti? Allora, sono stati presentati 3 emendamenti. Prego. A chiarimento del pensiero. Prego, consigliera Canale, per chiarimento del pensiero, poi passiamo alla lettura dell'analisi degli emendamenti. Sì, Presidente, solo un chiarimento relativo al fatto che, contrariamente a quello che ha riferito il consigliere Ecca, sono stati fatti 2 anni, dico 2, di monitoraggio di tutte le aree ludiche su tutta la città. Sono stati fatti bandi da 3 milioni a 1 milione di euro per ripristinare le aree ludiche, quelle smontate completamente e quelle parzialmente. Quindi sono stati ristallati, oltre che col bilancio partecipativo nel nostro municipio, le aree ludiche di via Mendoza, piazza Castello della Cecchignola, Corto Maltese a Torino Mezzocammino, Parco Cino a Laurentino. E rimanevano sempre in quel bando di gara quelle aree ludiche che erano state elencate nella mozione originariamente e votata a febbraio. Quindi la mia richiesta era capire perché si vota un altro atto che noi voteremo favorevolmente, quindi non è che siamo contrari, mi pare evidente. Però non si capisce perché, da quando è stato votato quest'atto, che già conteneva delle aree ludiche, per cui era stato fatto un bando di gara e aggiudicato quel bando di gara, queste aree ludiche non sono state ripristinate. Ci troviamo a giugno inoltrato senza aree ludiche nel municipio. Grazie. Grazie, consigliera Canale. Allora, la discussione generale è già chiusa, procediamo all'analisi degli eventi. Do lettura dell'emendamento numero 1, aggiuntivo alla risoluzione. Dopo parco giochi via Casola Valsenio Vitinia, aggiungere all'elenco delle aree ludiche da ripristinare elencate nel dispositivo i seguenti parco: parco San Placido in via Ardeatina 610, via Cerulli Colle di Mezzo, parco di via Calcutta. Firmatari corrente Graziale Marocchini, Baiocchi, Ecca, Burgio, Borrelli, Alleori e... Io questa firma non... Ok. Alleori. Prego, se qualcuno vuole illustrare dei firmatari. Prego, consigliere corrente. Sì, no, brevemente, nell'ottica di quello che diceva anche De Iulis rispetto alla precedente risoluzione... No, vai tranquillo. Sì, allora, se vi spostate verso gli uffici... Così faccio un superemendamento. Sì, ma fallo su un'altra, fallo sulla 3. Così andiamo avanti. Perdono, consigliere corrente. Prego. Di tutti. Allora, dunque, diceva il consigliere De Iulis rispetto alla precedente risoluzione, che in qualche modo ricalca un po' anche la ratio di questa e di questi emendamenti, si è reso necessario appunto ampliare un po' diciamo, l'offerta, la proposta, al fine di dare, diciamo,
dignità e titolarità a zone che evidentemente sono sfuggite, quindi nel creare appunto, come diceva anche qualcuno prima del mio intervento, una situazione dove ogni, non solo ogni quadrante ma ogni realtà territoriale, il quartiere piccolo o grande che sia, abbia una funzionalità legata alle aree ludiche. In parte sono state quelle dismesse che non sono state ripristinate e in parte proprio dove erano ancora assolutamente carenti, quindi questa è un po' la razza di questo emendamento, come l'emendamento precedente sulla precedente risoluzione. Grazie. Grazie consigliere Corrente, non ci sono altri consiglieri che illustrano, apriamo la discussione sull'emendamento, non ci sono consiglieri che intervengono in fase di discussione, dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, procediamo alla votazione dell'emendamento numero 1. Prego consigliere. Capire se era possibile fare l'accorpamento come fatto con la precedente votazione degli emendamenti aggiuntivi e o modificativi eventualmente. Grazie consigliere, non è possibile poiché siamo arrivati alla fase votazione del primo. Il secondo lo discutiamo, il terzo viene subemendato, quindi è complicatissimo accorparli, quindi li votiamo separatamente. Prego gli uffici per la votazione dell'emendamento numero 1. Alleori, Angelini, Baiocchi, Bartolelli, Bedoni, Bellassai, Borrelli, Burgio, Canale, Cerisola, Corrente, Cucunato, De Iulis, De Vivo, Di Salvo, Ecca, Gragliardi, Gagliardi è uscito? Grazioli, Marrocchini, Muro Pes, Pasetti, Sordini, Sotillo, Vaccari, Vecchio. Consiglieri presenti 22, 22 votanti, di cui 22 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. Sì, 22 sono. L'emendamento numero 1 è approvato all'unanimità. Consiglieri, propongo al Consiglio l'applicazione dell'extra time di 3 ore, essendo l'ultimo punto all'ordine del giorno lo concludiamo e sospendiamo la seduta. Se ci sono consiglieri contrari, è approvato l'extra time con il prolungamento della seduta. Procediamo, proposta di emendamento numero 2. Aggiuntivo alla risoluzione, inserire come ultimo punto dell'impegno il seguente periodo: Parco via Vivenzo, Venanzo, è scritto V, V-I, Venanzo, Monte Migliore, Venanzo, lo correggo? Lo correggo, non è scritto Venanzo, è scritto Vivenzo. Via Vivenzo. Ah, Vivenza, ok. Ok, Parco via Vivenza, Monte Migliore. Firmatari De Vivo, Grazioli e Calleori. Prego chi volesse illustrare, dei consiglieri, De Vivo. Grazie Presidente, il parco di via Vivenza è un parco che si trova a Monte Migliore, ci sono dei giochi, recentemente il comitato di quartiere Monte Migliore ha firmato un protocollo con la direzione, con il Dipartimento Tutela Ambiente per in qualche modo mantenere l'area. E quindi è fondamentale, però i giochi che sono lì sopra sono stati già è stato già fatto un sopralluogo, i giochi sono alcuni giochi vanno riparati, il comitato di quartiere ha chiesto e ha contattato la commissione per poter
fare questi, risistemare questi giochi, tenendo presente che già un bambino si stava per fare male. Loro come comitato di quartiere hanno impacchettato la giostrina. Sono delle giostre messe tanti anni fa dalla provincia di Roma e che insomma vanno assolutamente risistemate. Ecco perché abbiamo inserito questo parco di Via Vivenza all'interno è comunque già un parco all'attenzione, ma servono ovviamente delle riparazioni. Grazie, consigliera De Vivo. Discussione sull'emendamento. Dichiarazione di voto. Votazione. Okay. Alleori. Angelini. Favorevole. Baiocchi. Favorevole. Bartolelli. Favorevole. Bedoni. Favorevole. Pellassai. Favorevole. Borrelli. Burgio. Canale. Cerisola. Favorevole. Corrente. Favorevole. Cucunato. Favorevole. De Iulis. Favorevole. De Vivo. Favorevole. Di Salvo. Ecca. Favorevole. Gagliardi. Grazioli. Marrocchini, Muropes, Pasetti, Sordini, Sotillo, Vaccari, Vecchio. Consiglieri presenti 21, votanti 21, 21 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. L'emendamento numero 2 è approvato. Allora, consigliere, è stata presentata una proposta di subemendamento all'emendamento numero 3. Quindi do lettura. Scusate. Do lettura all'emendamento numero 3 e al subemendamento. Emendamento numero 3, consiglieri, cortesemente. Aggiuntivo alla risoluzione, aggiungere nell'impegna dopo Parco Giochi via Casola Valsenio Vitinia, Giardino Giuseppe Lima, via Guido Fubini 32, Fonte Laurentina, a firma dei consiglieri Sotillo, Vaccari, Marrocchini, Alleori. Do lettura anche del subemendamento che discutiamo prima dell'emendamento, subemendamento all'emendamento numero 3. Dopo Fonte Laurentina, chiaramente, aggiungere Parco Don Umberto Terenzi, Parco Falcognana, via Zaccaria Berti, previa verifica della competenza. A firma dei consiglieri De Iulis, Sordini, Pasetti. Apriamo la discussione per l'illustrazione del subemendamento. Il consigliere De Iulis, prego. Ecco. Allora, no, spiego innanzitutto che subemendamento, perché ormai da qualche secondo era scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti, quindi mi sono, diciamo, agganciato all'ultimo emendamento per fare questa aggiunta. Che appunto aggiunge, perché uno sul parco di via Don Umberto Terenzi era stato inserito nella precedente risoluzione, però non è stato inserito in questo. Il parco Don Umberto Terenzi, in via Don Umberto Terenzi, è stato recentemente riaperto un paio di settimane fa dopo una chiusura di 6 anni, e c'era un gioco che in sostanza aveva bloccato la riaperitura per 5 anni e mezzo. Per 5 anni e mezzo non è stato riaperto perché c'era un gioco fuori norma, diciamo. Quindi è stato inserito per cercare di ripristinare quest'unico gioco che mancava, ed era per i più piccoli. Falcognana invece è stato inserito, e ho inserito appositamente il previa verifica, perché da un'interrogazione al presidente del municipio della scorsa consigliatura era emerso che la manutenzione del parco che sta in via di Don Umberto Terenzi sembrava fosse della Proloco Divin Amore, che gestisce anche i locali, diciamo il centro civico che sta a Falcognana. Quindi perché previa verifica? Perché se è possibile intervenire e sostituire dei giochi, considerate che questo parco è stato anche messo sotto sequestro da parte dei vigili urbani perché c'erano dei giochi rotti e pericolosi,
Se quindi è possibile intervenire noi come un'amministrazione, se non lo fosse, di richiedere alla Prologo Divino Amore di sostituire i giochi. Grazie. Grazie consigliere De Iulis. Non ci sono altri consiglieri chiamati ad illustrare il subemendamento. Prego per la discussione generale. Prego consigliere Ecca. Sì, diciamo che questo subemendamento va sulla direzione che avevamo detto all'inizio della presentazione, diciamo, della risoluzione, quindi nel cercare la distribuzione completa su tutto il territorio delle aree ludiche, quindi permettere a tutti i bambini di non fare chilometri e chilometri per avere momenti di svago nelle aree verdi, quindi diciamo è un subemendamento che non può essere che positivo, insomma. Grazie. Grazie consigliere Ecca. Prego se ci sono altri consiglieri. Dichiarazione di voto. Prego gli uffici per la votazione del subemendamento numero 3. Alleori. Angelini. Baiocchi. Bartolelli. Bedoni. Bellassai. Borrelli. Burgio. Canale. Cerisola. Corrente. Cugunato. De Iulis. De Vivo. Di Salvo. Ecca. Gagliardi. Grazioli. Marrocchini. Muro Pes. Pasetti. Sordini. Sotillo. Vaccari. Vecchio. Consiglieri presenti 21, 21 votanti, 21 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. Il subemendamento numero 3 è approvato e incluso all'emendamento numero 3. Prego per l'illustrazione sull'emendamento numero 3. Prego il consigliere Sotillo. Grazie Presidente. Allora, solo brevemente per aggiungere che poiché nel quartiere questo parco erano stati sottratti i giochi, poiché pericolanti dovevano essere sostituiti e ancora ad oggi purtroppo non si è avuto modo di concludere questa sostituzione, poiché questo parco, diciamo, nonostante la grandezza del quartiere, è l'unico che era stato adibito ad uso di giochi per bambini piccoli. E per questo motivo, diciamo, ho chiesto questa aggiunta in questa risoluzione affinché magari si possano accelerare i procedimenti, ecco, per la sostituzione effettiva, anzi per il ripristino effettivo dei giochi. Grazie. Grazie consigliere Sotillo. Non ci sono altri iscritti ad illustrare l'emendamento. Apriamo la discussione sull'emendamento. Chiudo la discussione sull'emendamento. Prego per le dichiarazioni di voto i consiglieri. Non vi sono dichiarazioni di voto. Prego gli uffici per le votazioni. Grazie. Prego consigliere Cugunato se può prendere posto per le votazioni. Alleori. Angelini. Favorevole. Baiocchi. Favorevole. Bartolelli. Favorevole. Bedoni. Favorevole. Bellassai. Borrelli. Burgio. Canale. Favorevole. Cerisola. Favorevole. Corrente. Favorevole. Cucunato. Favorevole. De Iulis. Favorevole. De Vivo. Di Salvo. Ecca. Favorevole. Gagliardi. Grazioli. Favorevole. Marrocchini. Favorevole. Muro Pes. Pasetti. Sordini. Sotillo. Vaccari. Vecchio. Consiglieri presenti 21, 21 votanti, 21 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. Okay. Grazie, l'emendamento 3 subemendato è approvato. Passiamo alle dichiarazioni di voto sulla proposta di risoluzione così emendata. Prego i consiglieri, così come emendata. Prego i consiglieri. Chiudo le dichiarazioni di voto, procediamo a votazione della risoluzione. Prego gli uffici. Vado,
Alleori, Angelini, Baiocchi, Bartolelli, Bedoni, Bellassai, Borrelli, Burgio, Canale, Cerisola, Corrente, Cucunato, De Iulis, De Vivo, Di Salvo, Ecca, Gagliardi, Grazioli, Marrocchini, Muro Pes, Pasetti, Sordini, Sotillo, Vaccari, Vecchio. Consiglieri presenti 21, 21 votanti, 21 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. La proposta di risoluzione protocollo Consiglio 57676 del 19/5/2022 recante ripristino aree ludiche ricadenti nel territorio del Municipio 9 è approvata all'unanimità. Non ci sono altri punti all'ordine del giorno, la seduta è conclusa, chiudiamo la seduta alle ore 13:30. Grazie consiglieri, buona giornata.